Ciao a tutti amici di Lega Nerd, ciao a tutti amici del Trono del Re, bentrovati ad una nuova puntata del Trono del Re Friday Tea Time Special, ovvero la maniera con cui ci ritroviamo ogni venerdì a chiacchierare, a stare in compagnia, a fare aperitivo assieme. In questo caso io ho usato un molto un polite tea time. Questa sera è Negroni time, quindi mi raccomando, bevete responsabilmente, ma non è affar mio quello che vi calate dentro al vostro nobile e meraviglioso corpo. Questa sera, per l'occasione, c'è veramente un party, cioè veramente c'è una crew di amici veramente incredibile, tre fumettisti che io personalmente adoro, con i quali c'è un bellissimo rapporto di amicizia e che saranno qui con noi proprio per raccontarsi, per passare insieme le prossime 2 ore assolutamente in maniera super, super, super fresh, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, Guido Andrea Zentilamo, ehi là, ciao, grande arrivato a I Am The Wizard. C'è il discorso di Conte, mi incasini gli appuntamenti, guardalo dopo il discorso di Conte. Giacomo, sera, Marilyn Manson, eccolo che arriva. Attenzione, Katarn, Papo, come vola il tempo? Sembra 10 minuti fa che ci siamo visti. Disgraziati tutti quanti. Allora, ragazzi, questa sera siamo super, super, super fresh. Per me è veramente un piacere, un onore avere questi ospiti qui. Veramente sono tre eccellenze nel mondo del fumetto, non solo in Italia, ma anche all'estero. Qui siamo andati a scomodare addirittura Marvel, DC, Image Comics, nonché gli editori francesi, eccetera. Ragazzi, veramente, veramente stasera sono assolutamente carico. E quindi diamo il benvenuto, ragazzi. Vi presento uno alla volta. Sono tutti emiliani, sono straordinariamente emiliani. Sono delle persone con cui ho condiviso anche dei gran bei momenti. Ecco, signore e signori, Christian Cornia! Ciao, Stavo appena giovane! bevendo la mia birra. Cosa stai facendo? Facciamo un cheers! Facciamo un cheers! Cheers! Io. Vai! Vai con il primo ospite. Christian è un fumettista che amo particolarmente, che ha veramente una trasversalità notevole. Hai lavorato anche molto per quello che è il mondo del fumetto per bambini. E quindi è una cosa che sento assolutamente come importante. Magari lo conoscerete per Brina, il titolo scritto da Giorgio Salati e disegnato da te, che tra l'altro adesso dovrebbe uscire a breve anche il secondo volume. Coronavirus permettendo, ma dai, tanto, ma sì, che tra un po' passa tutto, basta, eh? Non voglio neanche veramente proprio mettere fuori questa cosa. Questa sera non ci deve essere mood negativo, assolutamente. Bella Tanilo, grande Taranto Comics Online. Salutiamo anche Francesco che dice: Cornia su tutti noi. Con quelle cazzo di cose, con quelle cazzo di occhiaie, io non vorrei essere rappresentato oggi. Allora, andiamo a presentare il secondo ospite, insegnante della scuola Comics, ovviamente grande rappresentante della scuola emiliana dei Comics, un amico, una matita ormai da parecchio tempo prestata e non con poco orgoglio al mercato statunitense. Date un caloroso benvenuto a Giuseppe Camuncoli, ma per tutti il Cammo, eccolo qui, sgamato, sgamato secco. Era chiaramente preparata. Saluti ragazzi. Cheers Cammo, Ciao, Cammo Gambo. che in questo momento immagino tu sia impegnato nel disegnare Undiscovered Country per Image Comics, right? Ma ci hai dato grandi soddisfazioni con tanti anni di onorato servizio su Spider-Man. Star Wars, non ne parliamo, poi hai disegnato tutta la parte relativa al, non so, si può dire, non vorrei dire la giovinezza di Darth Vader, perché la giovinezza di Darth Vader è un qualcosa che non so se tutti vogliono ricordare e che ricordano con piacere, ma diciamo il primo anno di carriera. Esatto. La fase dell'adolescenza appartiene alla prima trilogia, no? Quella del Lago di Como. Io forse ho raccontato la maturità, non lo so. Il primo anno di maturità di Vader, mettiamo.
diciamo, la sua formazione, diciamo che la seconda serie che ho disegnato con Charles Soule si occupa di seguire quello che gli succede dopo la fine di episodio 3, quindi diventa un uomo, insomma, e che uomo, perché insomma passa, come dire, da ancora un ingenuo, tra virgolette, ragazzino con ancora qualche barlume di umanità a diventare la macchina di morte che poi insomma conosceremo tutti quanti. Quindi si chiamava proprio Macchina Imperiale, se non sbaglio, il primo feedback, giusto? Esatto. È stato particolarmente bello effettivamente raccontare questa parte del suo percorso, perché ci sono stati un sacco di momenti, tipo lui che costruisce la sua spada laser, che sono stati raccontati solamente nel fumetto. Quindi quando mi hanno proposto di fare questa serie, sapendo più o meno quello che avrei disegnato, non ho avuto grandi esitazioni nell'accettare, insomma, da fan di Star Wars. Ecco. Salutiamo anche Luca che si è collegato. Ciao Luca, mitico Cammo. Luca dice, è un bel professore, alla Calboni, è un bel professore. Ciao ragazzi. E vabbè, adesso poi racconteremo anche quella che è la tua carriera, dalla partenza, diciamo. Swamp Thing è stato il tuo primo incarico nel mercato statunitense, giusto? Sì, sì. E poi da lì è stato un grande percorso. Brian Vaughan, dopo gli esordi con l'autoproduzione di Tonon su Borest e Brada, il primo lavoro professionale è stato Swamp Thing per Vertigo. E per ultimo presentiamo, last but not least, un altro carissimo amico, anche lui, insegnante. Abbiamo un bel trio di insegnanti, quindi stasera mi sento anche un po' in soggezione. Anche lui ci ha regalato delle soddisfazioni enormi per quanto riguarda tutto l'universo Marvel, perché ha disegnato sempre con Soli, se non sbaglio, Daredevil, una parte del ciclo che vede poi veramente una sorta di rinascita anche di Matt Murdock, anche lui all'opera sui fumetti di Star Wars, un grandissimo artista anche impegnato sul mercato italiano con Bonelli e quello francese, Stefano Landini. Ciao Lando! Ciao! Ciao! Lando, devi uscire la roba da bere! Guarda! Attenzione! Figura di merda, eccola lì. Oh, aspetta, è pieno di vodka. Solo che allora, a Sassuolo hanno svaligiato i supermercati, non c'è più rimasto niente di alcolico. Salutiamo il Pino Cuozzo. Ciao Pino, grande, grandissimo. Oh, Pino. Allora, attenzione che qua, allora, ci sono già le domande che cominciano ad arrivare. Ma visto che Cam ha toccato il mondo dello Spider-Verse, posso chiedergli chi è lo Spider-Man più forte per lui senza fare la figura del ragazzino? Ci arriveremo, lo diremo anche quello, teniamola lì. Intanto salutiamo anche Jessica. Questa domanda... Guarda che roba. Guarda, c'è troppo coolness, mi arrendo. Dovremmo chiamare anche Pino prossimamente, ragazzi. Allora... Siete un trio di artisti che io stimo e rispetto veramente tantissimo. Power Ranger. Stai attento a fare quel movimento che, con quel colore di camicia, peraltro grande onore che hai indossato la camicia, sei una persona veramente meritevole di rispetto. Allora, ma... Si vede, io e te con la camicia, un certo loro, guarda. Ma se sono vestito, scusami, c'è una assolutamente di colori che ho. No, è sotto bianco. No, io sono un giallo, faccio schifo. Ragazzi, sembrate degli allenatori di Pokémon comunque. Allora, stasera sarebbe finita così. Lo sapevo. Chiudo e vado, a questo punto chiudo e vado. Allora, siete tutti impegnati, quindi questa cosa mi piace molto sottolinearla, vorrei veramente che emergesse, ragazzi. State conducendo le lezioni, lo state facendo in maniera, immagino, continuativa, utilizzando gli stessi mezzi che utilizziamo noi per andare in live, quindi può essere Zoom, può essere Discord, può essere StreamYard, quello che è, insomma. Il mercato del fumetto in Italia si è messo in pausa in qualche maniera, aspettando che possano in qualche modo riaprire i negozi. Adesso speriamo che ci siano belle notizie, però voi state continuando a lavorare e questa è la cosa più importante, perché bisogna spiegarlo a tutti: il fumetto
non è che se in questo purtroppo mese si è fermato a livello distributivo sia fermo da un punto di vista operativo, state tutti lavorando in qualche maniera e vorrei sentire proprio dalle vostre voci un po' come sta andando, qual è la vostra attività e come vi state comportando in queste settimane. Chi vuole partire per primo? Vado io? Vai Camu. Ma allora, io adesso sto lavorando per Image, quindi diciamo che c'è un'autogestione, no? Image pubblica fumetti, ma ogni team creativo ha libertà assoluta di fare quello che vuole. Noi ci siamo consultati, io sto lavorando appunto a questo titolo che si chiama Undiscovered Country con il buon Charles Soule e Scott Snyder. Ci siamo consultati e avremmo potuto decidere volendo di pubblicare il numero 6, che è l'ultimo del primo story arc, che nel momento al momento è in stand-by, anche solamente in digitale, ma siamo tutti rimasti concordi nell'aspettare il momento del disgelo, diciamo, quando finirà il letargo e tutti quanti torneremo a fare la vita di prima, anche perché c'è un discorso legato alle fumetterie che insomma è giusto tenere presente. Cioè, probabilmente le vendite digitali possono tenere impegnati, possono far circolare insomma il prodotto, ma sicuramente danneggerebbero, no, quelle che sarebbero le vendite fisiche, no? E chi effettivamente dalla distribuzione ai negozianti può effettivamente essere influenzato da questo tipo di operazione. Quindi noi abbiamo deciso per il momento, grazie della condivisione, abbiamo deciso per il momento di continuare la produzione e di aspettare il momento in cui Image, penso quasi tutti i creatori Image hanno deciso di fare come abbiamo fatto noi, riprenderà a pubblicare, quindi nel frattempo stiamo andando avanti accumulando materiale in modo che sia poi pronto al momento dell'uscita. Detto questo, sto facendo comunque copertine per Marvel e DC e quelle continuo a farle, nel senso che il business per loro continua, anche loro probabilmente non pubblicheranno in questo momento, ma la produzione, almeno per quello che mi riguarda, anche se sono coinvolto in maniera molto defilata, continua ad andare avanti. Ah, qualcuno ci dice, Ale, che in realtà Conte va alle 19.30 perché intanto sta seguendo la live qui. Oggi questa live è pazzesca, ragazzi. Veramente, veramente, siamo molto, molto, molto carichi oggi. Allora, mi ricollego. Dimmi Christian. Conte è un vero youtuber, ormai fa più dirette di tutti noi messi insieme, quindi... Porca miseria, forse c'hai anche ragione. È arrivato a essere uno dei più ricercati su YouPorn. Andiamo bene qua. Comunque, intanto salutiamo Nemesi 54, dice ciao ragazzi, come va? Qualcuno, Papo, ciao Papo, diceva mi interessa quell'ego 10231 alle spalle di Landini, o forse è un Lepin. Arriveremo a parlare anche di quello, questa sera facciamo veramente di tutto. Però, Cammo, mi ricollego al discorso che hai appena fatto, anche perché uscirà probabilmente già domani un mio pezzo su Lega Nerd proprio legato alla situazione dei fumetti in Italia, ma guardando anche a quella statunitense. Non c'è memoria storica di un fermo della distribuzione dei fumetti in America. I fumetti sono usciti, i comics sono usciti anche quando c'era la Seconda Guerra Mondiale in corso. Ricordiamo il famoso pugno di Capitan America ai danni di Hitler con quella prima mitica copertina che era il 39, se non sbaglio, no? Quindi assolutamente dobbiamo riconoscere quello che è il momento importante. Diamond ha fermato la distribuzione. È un qualcosa che non era mai successo, oggettivamente, e che un po' ha messo in discussione anche certi sistemi di distribuzione. Qualcuno ha parlato di fumetto in digitale, qualcuno ha proposto in America una cosa molto interessante che si chiama Comic Hub, una roba che esisteva già prima e che in questo frangente avrebbe potuto dare un aiuto, se vogliamo, a tutta la filiera, quantomeno in termini economici, cioè acquistare il fumetto normalmente come sarebbe uscito da parte dei lettori nelle proprie fumetterie, ricevere in anticipo la versione digitale per poi ricevere quella cartacea una volta che la situazione fosse tornata alla normalità. Ecco, ne avete sentito parlare di questa cosa? Sì, senza andare troppo nel dettaglio, c'è stato un colloquio, appunto una conversazione con Image, che se adesso, se non ricordo male, perché sono tanti i flussi che si incrociano in questi momenti qua, a livello di informazioni, Image stessa ha sconsigliato di sposare, tra virgolette, insomma, evidentemente ci sono
questioni, cioè, allora noi pubblichiamo sotto l'ombrello Image, no? Image si prende una percentuale e tutto il resto dei creatori, però poi come si interfaccia Image col mondo della distribuzione è una roba che sa Image, quindi se Image sconsiglia di farlo, io insomma fondamentalmente lavorando per Image mi fido di quello che dicono loro, cioè evidentemente tutto considerato, facendo anche un discorso legato alle fumetterie e tutto quanto, insomma, non ho elementi per dire il contrario, quindi insomma anche Charles Scott e Will Dennis, che è il nostro editor, che segue come editor tante testate, Gideon Falls, insomma non segue solo la nostra, insomma pare che siano tutti abbastanza concordi per il momento, viste le condizioni poste, di non appoggiare questa iniziativa. Poi tutto può cambiare, eh? Sentivo per esempio che c'è stato un boom, no, di iscrizioni su Patreon, no, cioè, modi alternativi comunque di fare fumetti. Ce ne sono e se ne troveranno. Onestamente, personalmente, spero che questa sia semplicemente una situazione temporanea e che tutto torni alla normalità, cioè non solo nel campo dei fumetti, anche per il resto. Cioè, è vero quello che dici tu, ma del resto io non ho mai fatto un mese senza fare aperitivi in un bar nella vita, cioè, quindi... è una situazione sicuramente eccezionale da tutti i punti di vista. Se, vuol dire, se Diamond in questo momento ha bloccato la distribuzione, tra l'altro non ha bloccato sulla distribuzione, ci tengo a specificarlo, ma ha bloccato anche dei pagamenti. Perché noi, per esempio, sì, no, i flussi non si incrociano, non si sa, cioè, credo che sia giusto non farlo. Però alcuni pagamenti, per esempio, sono rimasti bloccati rispetto a fumetti venduti qualche mese fa, no? Cioè, quindi per il momento è tutto congelato. Io resto ad aspettare il disgelo, penso che alla fine tutto quanto si sbloccherà, i segnali cominciano ad esserci, cominciano ad essere love is in the air, comincia ad esserci un po' di, certo, di positività, c'è fondo il tunnel. Parli che i segnali iniziano qua in Italia? No, beh, in generale, no? Nel senso che in America non lo so come può essere, anche a livello fieristico, cioè, la situazione è sicuramente incasinata, sono partiti dopo di noi, però adesso in generale, per quello che riguarda la situazione italiana, parlavo in generale del fatto che comincia a intravedersi una speranza di tornare a vedersi e a darsi la mano, no? E quindi insomma penso che piano piano tutto quanto tornerà alla normalità. Se ci saranno segnali che fanno pensare che toccherà cambiare qualcosa, si cambierà. Per il momento penso che sia saggio e normale restare in attesa di vedere gli sviluppi. Come stanno i vostri studenti? Stefano, Christian, come vi state approcciando alle lezioni? Come sta procedendo un po' il tutto? Voglio sapere un po' da tutti voi anche questa cosa qua, e dopo cominciamo a cazzeggiare e a parlare anche e soprattutto dei vostri fumetti. Il preambolo è giusto, la fotografia della situazione va fatta sempre, però è anche giusto poi prenderci questo momento. Cazzo, è il venerdì, stiamo facendo l'aperitivo, quindi di solito, ecco, se facciamo aperitivo io e Cammo non ci mettiamo probabilmente a parlare della situazione economica mondiale, ma probabilmente di quale gin è meglio abbinare a quale tonica. Quindi, ecco, vabbè. Stefano, Christian. Vai, Christian. Vado io, no, allora, sì, io sto... Fortunatamente avevo finito il mio primo trimestre con gli studenti di fumetto e sono riusciti a vederli fino all'ultimo di persona. Sto insegnando anche il corso di animazione, stiamo andando avanti più intensamente perché dobbiamo recuperare quelle 2 settimane di buco che non sapevamo dove sbattere la testa, però diciamo che loro sono già avvantaggiati perché lavorano già tutto il giorno sul computer, quindi averli fatti passare da lavorare sul computer a casa, in scuola, a lavorare sul computer a casa, hanno i programmi, fanno tutto, quindi infatti l'altro giorno, infatti anche ieri sera chiedevo appunto invece a Lando come andavo con quelli di fumetto, che li vedevo un po' più, diciamo, un po' più ostici nei confronti dell'uso del computer. Allora, noi con l'animazione stiamo andando bene al momento, quindi... stanno procedendo molto, anzi ne sto approfittando per dirgli che, visto che siamo chiusi in casa, di lavorare di più del normale, quindi sicuramente troveranno il modo di cazzeggiare anche a casa, anche se chiusi in casa, quindi purtroppo i videogiochi arrivano, quindi allora... Cammo, stai ridendo? Sì, è perché ho letto il messaggio di Pino. Esatto! Sto guardando. Vera fonte di informazione di Cammo.
Quindi non so come sta andando invece i corsi più, tra virgolette, analogici come fumetto, illustrazione. Ti stavo per dire questo, che in realtà non è che i ragazzi, solo perché fanno fumetto, sono completamente legati alla carta e quindi si sono trovati molto spaesati per quel che riguarda l'uso del computer e queste lezioni online. Quindi per ora, anzi, ti dirò di media, ho avuto molto più presenze e meno assenze con queste lezioni online piuttosto che quelle fisiche. Però dall'altra parte c'è alcuni che hanno problemi di connessione, quindi sono in zone un po' che hanno difficoltà, quindi a volte si collegano col computer, poi mentre facciamo lezione vengono buttati fuori, rientrano col cellulare e quindi non riescono a vedere bene tutta quanta la roba. Insomma, c'è qualche problematica da quel punto di vista lì. Però come lezioni in sé, a parte prenderci un po' la misura, perché alcune cose ovviamente sono state studiate più per il digitale, quindi per rapportarmi tra me e loro tramite il digitale piuttosto che in classe, si fa un po' più fatica, quindi sforo ogni tanto un po' di più la lezione, perché faccio un po' fatica a tenere dentro tutta la lezione delle 3 ore in questo modo, perché ad esempio anche giovedì, io lo faccio al giovedì la lezione, mattina e pomeriggio, e tipo ieri sono dovuto partire con al pomeriggio 20 minuti di ritardo, perché appunto c'era questa cosa poi di Zoom che ha avuto il problema della settimana scorsa, che hanno dovuto rifare un po' la sicurezza interna, perché hanno avuto hackeraggio e hanno cambiato alcune cose all'interno del software e è andato a crearci qualche problema di gestione di file tra me e tutti gli studenti. Quindi abbiamo dovuto trovare nei 20 minuti iniziali un modo per far sì che loro mi potessero far vedere il materiale e io potessi assieme a loro poi analizzarlo. Però detto questo, io ero partito molto titubante, però ovviamente giustamente Jessica e la scuola, dopo un po' che si saltavano lezioni, hanno proposto questa roba e io mi ci sono lanciato. Ragazzi, ultima cosa che vi chiedo, poi cerchiamo di allontanarci da questo argomento, cerchiamo di concentrarci più su voi e sulla vostra attività, perché voglio che veramente la gente veda quello che avete realizzato, quello che sapete fare. Siete 3 mostri per quanto mi riguarda di talento e veramente di capacità sovrumane. Ecco, lui ha tirato fuori, io ti adoro, ma in questo momento vorrei avere un pugno sulle costole qua. È il suo penino, Christian, scusami un attimo, faccio vedere una cosa, che tu sei già pronto. Guarda un po', dai, la pagina traccia pronta. Traccia un segno per cortesia. No. Via. Quindi a suffragio popolare cercheremo di farci dare dei topic da parte vostra e chiederemo a Christian. È il solito trucco di Topolino, ecco, no, pensavo che facessi il solito trucco di Topolino. Va bene, perfetto. Quindi dopo vedremo anche i nostri ospiti questa sera anche disegnare un po' dal vivo per tutti quanti noi, che sarà bello. Vorrei sottolineare che Lando c'ha il guantino ancora più professionale. Lando è avanti, sì, ma guarda, allora c'è la verità più totale, lo vedi, cioè veramente guarda, è austero in questo momento. Guarda, anche la luce tipo Barbara D'Urso. Se sei uomo, caro Stefano Landini, adesso fai una panoramica con la tua webcam e mostri quello che hai alle tue spalle. Il mio problema è che la webcam è in tutto il monitor, quindi io... La luce. Vabbè, Godric si vede, Godric, tanta roba. Vai a prendere quella scatola che mi hai mostrato prima. Vai a prendere quella scatola. Guarda quanta roba! Cioè, allora, alla destra di Stefano vedete lo stipendio che gli è arrivato da Bonelli, alla sinistra quello che gli è arrivato da Marvel, ecco, perfetto. È che qua, ovviamente, è lo studio qua di casa, ma tanta roba, fumetti, eccetera, sono in un'altra parte. Qualcuno regali una libreria finta a Cammo, dice Pino, e Luca invece dice, non è austero, è divino. Vedo roba lì, niente male in casa del Landini. Mostra quel veliero che c'hai, dai, fallo vedere. Quale? La scatola? Quello classico, quello storico. Quello storico, va a prenderlo un attimo. Adesso vorrei parlare un attimino.
Abbiamo, guarda, guarda come lo tratta bene. Quello nuovo, eccolo, quello nuovo, e va a prendere anche quello vecchio. Ecco, toh. Vedi, non si vive di soli fumetti, ragazzi. Bricknauts lo sa bene. Guarda, è sigillato. Vabbè, vedetti. La situazione l'abbiamo un attimo inquadrata. Purtroppo siamo in corso in una situazione eccezionale che richiede anche ovviamente delle misure eccezionali, una cosa che non poteva essere altrimenti. Però quello che resta è il fatto che veramente quello che avete creato finora, quello che avete prodotto, vi classifica come grandissimi fumettisti di successo, perché poi c'è da dire anche questo, che le vostre opere sono state veramente importanti. Mi riferisco indubbiamente ai... Quanto hai fatto? 5 o 6 anni su Spider-Man, Cammo? 6. 6 anni. Doveva essere quanto? Una mini probabilmente di quanti numeri? Di 5-6 numeri e sei finito per fare 6 anni. Ma no, in realtà quando mi hanno chiesto di saltare a bordo era il periodo in cui c'erano Stefano Caselli e Umberto Ramos, ho detto vorremmo te come terzo, rotazione, era il periodo in cui uscivano 2 numeri al mese, se no forse di più, di Spider-Man, quindi ci alternavamo, non c'era un limite... sono andato avanti 6 anni e per poi passare ad Appeder, quindi è stato un bel ciclo. Onestamente non avrei mai pensato di durare così tanto, però poi sai, ci prendi gusto e alla fine non me ne sono detto anche io, l'ho detto anche io a mia moglie l'altra sera, tra l'altro. Hai sentito il gelo, cazzo? Il gelo! È stato un attimo veramente di imbarazzo. Senti, vorrei che ognuno di voi ci raccontasse, poi possiamo magari partire da Christian, come volete voi, vorrei che ci raccontasse una delle proprie opere a cui è particolarmente legato, perché veramente adesso vi faccio vedere una tavola, per esempio guardate qua, ecco, tra l'altro ha appena tirato fuori Christian Brina, un fumetto che tra l'altro di cui tra l'altro sono particolarmente fan, perché spero prossimamente di riuscire a portare Brina, pubblicato da Tunue, nella scuola materna di Laura, perché credo che per i bambini più grandi, quelli che stanno quasi per andare alle elementari, sia una storia che possa essere estremamente educativa e estremamente interessante. Stefano, l'ho nominato prima, ha dato un grandissimo contributo ad una storia, ad una run molto molto interessante dedicata a Daredevil, che mi piacerebbe veramente approfondire con lui. Cammo, te fai il cazzo che vuoi, lancia una monetina in aria e scegli di quale vuoi parlare, perché hai troppa di roba, mi dispiace, non mi voglio prendere io la responsabilità. Aspetta, c'è Graziano Dell'Ellis che dice: Stefano, ma cos'hai, l'harem dei fumetti, Lego e live figure del mondo fantastico dietro? Sì, sì. Beh, dicevo... Guarda cosa dice, tu non sai quanto desidero quel 10-2-3-1 Cribbio. Non l'avevo visto, c'è lo shuttle. Ah, no, sì. È lo space shuttle. Allora, chi vuole partire di voi, ragazzi? Cristian, vuoi farlo tu, visto che abbiamo Brina qui? Vado, io parlo anch'io. Dai che lo facciamo vedere, Dai. Questa è la copertina del nuovo, del secondo volume, di quello che non si sa ancora ipoteticamente quando esce, perché stiamo slittando di mese in mese, doveva uscire a marzo. Tu l'hai già finito? Io sì. Io ce l'ho, l'ho letto. Se questo, rispetto al primo, è nato prima sul giornalino, perché finito il primo, il giornalino ha chiesto delle storie autoconclusive. Allora Giorgio ha scritto queste otto storie autoconclusive, sia episodi, che però poi si uniscono tutte verso il finale. A queste abbiamo aggiunto una storia in più di 16 pagine per arrivare al formato del primo volume. Eravamo molto carichi nel vederlo stampato, perché veniva con copertina rigida, dovrebbe essere con copertina rigida, perdiamo purtroppo i classici angoli tondeggiati dei tipi tondi, perché non ho un tipo tondi qua, faccio vedere al volo.
Non viene giù mai in studio. Nel frattempo stavo cercando l'unico sketch che ho del Cammo. Io sono uno sfortunato, perché ogni volta che siamo col Cammo c'è sempre qualcos'altro da fare, e stavo cercando Batman Europa da qualche parte, però la mia libreria qui dietro è un po' complessa da gestire, quindi sto facendo un po' fatica, perché in realtà io praticamente quasi da tutti voi ho sempre ho avuto almeno uno sketch nella mia vita, e non sto parlando quello del Cammo, vabbè, lo proverò. Comunque, dicevo, secondo volume, vedremo quando esce. Intanto a Luca abbiamo fatto uscire la ristampa del primo in un formato più piccolo, più malleabile per i bambini. Diciamo che io a Brino ci sono attaccato, perché è il fumetto che mi ha riportato nel fumetto, perché io ormai, dopo aver iniziato provando a studiare fumetto, ero passato tutt'altro, finché non sono stato chiamato, ho avuto la chiamata divina. La chiamata da Giorgio per poter far ritornare nel fumetto. Il secondo, questo mi piace di più, perché diciamo che ho preso più confidenza sull'uso, sul disegno dei vari cani. Ah, questo è il primo. Sì, eccolo qui, il primo. Il primo quanti anni ha ormai? Il primo ormai, secondo me, siamo sui 4 anni. Già. Dopo se avevo una tavola del secondo... Guarda. Oh, bene, così curiosiamo dentro all'hard disk di tutti quanti voi. Allora, diciamolo, Brina è la storia di una gattina che appunto si chiama Brina, che nel primo volume sperimenta fondamentalmente quella che è il suo desiderio di libertà. È una grande metafora di una gattina giovane, una gattina di 2 anni, che poi corrisponde più o meno all'età dell'adolescenza o della preadolescenza in quello che sarebbe un essere umano. Durante una gita in montagna con quella che è la sua famiglia, i suoi padroni, si ritrova ad incontrare degli altri gatti, dei gatti randagi, i quali la portano a desiderare a un certo punto la sua vita più naturale, più felina, e lei comincerà a sperimentare questa sensazione di libertà, quasi di ribellione, tipicamente un po' adolescenziale, preadolescenziale, salvo poi scoprire quello che è il vero valore della famiglia, dell'unione, della comunità. È un fumetto molto educativo, un fumetto veramente molto dolce, e disegnato oggettivamente in maniera impeccabile. Adesso ci stai facendo vedere roba in anteprima. Vai. Beh, diciamo che roba che chi ha già visto le lette sul giornalino le ha già lette, quindi ha già avuto modo di vederle e di leggerle, quindi non c'è nulla di nuovo rispetto a quello che qualcuno ha già letto. Diciamo che sono gli ultimi 16 punti pagine che sono qualcosa di nuovo, che stiamo tenendo ancora un po' di riserva. Puoi zoomare un pochino? Vorrei che apprezzassero i tuoi disegni. Beh, qui c'è un po' di... qui c'è un recap, perché ritorna alla fine del nuovo libro, ritorna al... sta laggando tutto. Ritorna alla fine nel paese di montagna dove era ambientato il primo, perché si ricollega dopo tutto lì. Quindi... Fai tutto in digitale? Sì, tutto in digitale. Ecco, e questa è la grande scuola digitale, anche in questo momento rappresenta il nostro buon Christian Cornia. Però tu mi chiedi, io qual è che al momento sono più convinto che... Grazie! Oh, bravo! È un libro che ha avuto una genesi di tipo... Io ci stavo lavorando a giugno di 2 anni fa. Poi è stato bloccato quasi 8 mesi per avere l'ok della CVS, per poi averci, perché inizialmente dovevamo avere l'ok da Shatner in persona, che doveva dare l'ok sulle sue tra virgolette caricature. E poi dopo abbiamo dovuto aspettare l'ok della CVS per farlo venire fuori. Devo dire che è venuto fuori un bel lavorino. Perché dentro sono tutte le pose, cioè vedere, guarda, se adesso qui questo facci vedere. Lo scrittore è Dayton Ward, che forse è uno dei scrittori più famosi delle varie novelle spin-off di Star Trek. Quando l'Insight mi contattò chiedendomi, devo scegliere tra i due, sono più fan di Star Wars, però sono cresciuto con mio zio che mi faceva vedere Star Trek, quindi conosco anche tutto Star Trek. Quando mi ha detto se avevo qualche problema a fare roba di Star Trek, io ho detto no.
e dentro ogni episodio, adesso tiriamo fuori il canonico, perché ogni episodio è parte da una piccola racconto, come se fosse il diario appunto del capitano Kirk, la sua avventura, i riferimenti alla serie classica, quindi qui c'è esempio Box Lunch, il doppio schiaffo sulle orecchie del Gorn, e la pagina dopo c'è filo per segno come fare tutto. Categorico, ogni mossa finisce con lui con la maglia stracciata, perché era sempre così. Era... Number one! Non so quante... Poi nel finale c'è la... c'è una parte che è quella che ho voluto io, cioè ho voluto, me l'hanno detta, però ho deciso di farla totalmente, totalmente senza sentimenti, che è quella di Spock. Spock non si può. Lui fa tutta una presa e poi guarda il suo risultato. Aspetta che lo facciamo vedere a schermo intero. Vai, eccola lì. Oh, grande. Da una parte Kirk doveva essere tutto iper... ipermovimentato, salti, anche se devo dire che la mia mossa preferita, adesso faccio vedere, poi non si riesce a vedere perché addirittura tutti i personaggi sono su carta lucida, ma la mia mossa preferita è questa, quella, uno pensa delle mosse più stupide che abbia fatto in tutta la serie, quella dove lui salta sul muro e si dà la spinta per andare addosso al tipo. Come ci si procura questo libro, Christian? Questo qui lo vende o direttamente il sito di Star Trek, proprio startrek.com, o su Amazon. Perfetto. C'è l'edizione, so che c'è due edizioni, perché l'Insight non so bene come si muovono, perché c'è l'Insight è la casa editrice americana, però molta roba Insight viene pubblicata in Europa dalla Titan. Allora, sì. Giovane amico Christian, io ti chiederei di attivare adesso il tuo Photoshop e quindi di disegnarci un capitano Kirk in versione Kung Fu da dedicare ai ragazzi di Lega Nerd, così poi adesso faccio anche parlare gli altri, però vi dico che c'è un'altra cosa che voglio ricordarvi del buon Christian, una cosa che mi piace tantissimo, che è Quando gli unicorni cagano, che è questo libro di Lexi Castle, disegnato appunto da Christian Cornia, che è un libro che, se non sbaglio, non è mai uscito in Italia, giusto? No. E in attesa di editore, vi prego, mondo dell'editoria del fumetto in Italia, c'è bisogno di un editore per Quando gli unicorni cagano, perché è una cosa che secondo me deve arrivare nel mercato italiano, non possiamo vivere senza. E allora ti do anche la news, perché no, l'hanno già cominciato a parlarne, che è il secondo, perché nel secondo, aspetta, me lo apro qui, il secondo abbiamo gli unicorni che salvano il mondo, salvano il Natale. Che roba marcia, ragazzi. Che roba marcia. Ma siete matti. Abbiamo gli unicorni che salvano il Natale e volano a suon di rutti. Ma che tipo di taglio è? Cioè, è comunque per adulti questa cosa qua? No, per bambini. Grandissimo. Per bambini, grandissimo. Abbiamo Babbo Natale. Aspetta, faccio vedere questa. Che Babbo Natale, dopo vari problemi perché c'ha le renne ammalate, prova tutte le maniere, tra cui anche i coccodrilli, i professori, i pinguini, arriva con i coccodrilli e alla fine viene aiutato dagli unicorni che tramite ruttate, singhiozzi, così riescono a salvare il Natale. Quindi questo dovrebbe uscire a Natale di quest'anno, perché allora... Christian, ti chiederei intanto di cominciare a metterti al lavoro, poi io dalla regia cercherò di mostrare un pezzo per tutti. Visto che il Cammo sarà il primo ad andare via, adesso farei parlare lui e chiederei a Stefano se vuole mettersi anche lui all'opera digitalmente per farci uno sketch. Decidi tu assolutamente in maniera libera cosa vuoi fare per gli amici di Lega Nerd e passerei intanto un attimino al Cammo. Allora, Cammo, con te c'è un piccolo problema di scelta del topic. Allora, la tua storia comincia veramente da un bel po' di anni addietro. L'abbiamo detto, dopo tanti anni in cui tu sei stato al San Diego Comic Con alla vecchia maniera, cioè portfolio di lavori sotto braccio, a proporti a tante case editrici, a mostrarti a tanti editor, eccetera. Tutte, le battevo tutte, proprio a tappeto. Ecco,
Lo sapevo, ne abbiamo parlato tante volte. Sei arrivato ad essere una delle firme più importanti in America, sicuramente, per quanto riguarda, diciamo, la nostra arte italiana. Siete in tanti ormai, Stefano è anche un ottimo rappresentante di questa categoria. Salutiamo anche Marco Checchetto, salutiamo tutti gli artisti che... abbiamo citato prima Sara Pichelli, Mirka Andolfo, insomma ce ne sono tanti in questo momento, c'è una sorta, no, se c'è stata a un certo punto la British Invasion degli autori, possiamo dire che in qualche maniera c'è stata anche un Italian Invasion dei disegnatori in America. Assolutamente, ed è un'invasione che continua, perché sono tantissimi anche i ragazzi che esordiscono ultimamente e... Io per esempio l'anno scorso al New York Comic Con ho conosciuto Francesco Manna di persona, cioè sono veramente tanti i ragazzi che continuano a esordire sulle pagine degli albi Marvel e DC. Per certi versi noi facciamo parte della prima ondata, ma in realtà la nostra è la seconda, perché la prima, non mi scordo mai di dirla, è stata quella del buon Claudio Castellini, capitanata da Claudio, da Dante Bastianoni. Certo, che sono stati praticamente i primi che hanno veramente sfondato a spallate le porte della strada americana. Io stesso devo dire che se non avessi avuto quell'esempio probabilmente non mi sarei attentato ad andare con Matteo Casali nel 96 a New York a bussare alla porta della DC. Oh, salutiamo Matteo Casali, veramente, che presto verrà anche qui in diretta su Lega Nerd, però Matteo ha anche un piccolo primato particolarmente bello, che è stato il primo autore italiano ad esordire poi a un certo punto nel mercato americano, diciamo in una maniera anche particolarmente importante, quindi sì. Questo è un primato assolutamente molto bello. Per i sceneggiatori è chiaramente più difficile, per ovvi motivi, però la tecnologia ha reso tutto quanto fattibile, ok? Poi dopo chiaramente adesso i talent scout di Marvel e DC vengono anche, si muovono direttamente per venire alle fiere, Lucca, Napoli, Mantova, no? Bologna, a vedere ai nostri tempi, e sembra di parlare del Giurassico, bisognava andare là, quindi insomma noi addirittura, io e Matteo la prima volta siamo andati nel 96 a New York, io avevo preso le prime pagine di Bonrest in bianco e nero, e molto furbescamente, essendo stato il periodo in cui era fresco di stampa il crossover Marvel vs DC, avevo fatto delle tavole di Marvel vs DC così potevo mostrarle entrambi. E da questo punto di vista effettivamente ho avuto buon gioco, perché sono riuscito appunto a far vedere le tavole agli editor di Marvel e DC in quel giro. E però mi ricordo chiaramente in Marvel parlai, credo, con Ralph Macchio, adesso non mi ricordo, comunque un editor che mi diede una sceneggiatura di Tom DeFalco dei Fantastici 4. Mi ricordo chiaramente nel suo studio c'era un poster di Claudio Castellini gigante dei Fantastici 4. Ed è chiaro che da italiano mi sono detto, cavolo, vedi, questo ce l'ha fatta Claudio. Poi ho avuto la fortuna di conoscerlo, Claudio, ed è stato veramente un grande piacere, ma tutti noi, diciamo, della seconda ondata, io, Gabriele Dell'Otto, Simone Bianchi, siamo tanti, credo che dobbiamo a questa prima tornata di autori italiani veramente tutto. Mi fa molto piacere che tu dica questa cosa, anche perché... Un punto in comune che io riconosco a tutti quanti voi artisti italiani, che in questo momento si parla tanto, no, della fuga dei cervelli, io dico sempre che c'è la fuga delle matite, ma in realtà non è così, perché poi voi siete sempre qui con noi, vi troviamo spessissimo alle fiere, anzi, cioè Christian e Stefano sono due presenze fisse alle Artistalle di tante importanti fiere, quindi è sempre un piacere poi rincontrarli, però veramente è... La cosa che vi accomuna tutti è una grande umiltà, un grande senso di comunità. È bello che tutti quanti riconoscano non solo le origini, ma anche l'importanza che siamo riusciti a dare a un certo punto al mercato americano. Perché se è vero a un certo punto che c'è stata questa Italian Invasion, è anche perché l'Italia ha qualcosa da dire in termini di fumetto, qualcosa che deriva dalla nostra, diciamo, vorrei dire heritage, no? Dal nostro lignaggio, da quella che è la nostra storia fumettistica, e che a un certo punto ha influenzato e ha costruito un immaginario che si adatta particolarmente bene.
Io so che tu hai anche qualche immagine da farci vedere, te l'hai ripreparata anche nel computer. Tra l'altro, adesso scusate, ma io salto anche un po' da inquadratura in inquadratura. Abbiamo capito che il nostro Lando sta facendo un Matt Murdock bene, molto molto bene, grazie, grazie assolutamente. Christian è pronto con il suo Capitano Kirk, guardate che figata poterle avere dal vivo così. Parliamo. Cosa ci vuoi condividere? Allora, aspetta, che io sono un po' a livello tecnologico. Allora. Salutiamo intanto, Francesco dice un saluto a Casali ed obbligo, sì, anche perché Matteino Casali è fuori, credo già da un po' di giorni, con il secondo volume di K-11 per Sergio Bonelli, molto molto bello, tra l'altro disegnato da un altro caro amico che è Luca Genovese, quindi lo salutiamo e gli facciamo il nostro migliore degli in bocca al lupo, ma penso che lo vedrete presto qui al Trono del Re. Luigi dice vi aspetto tutti al Taranto Comics in blocco featuring Pino Cuozzo. Allora, io sono stato al Taranto Comics e ho passato 4 giorni veramente pazzeschi, perché Taranto Comics è una figata, ma è una figata l'accoglienza, cioè veramente l'accoglienza pugliese è qualcosa di particolarmente intenso, ve lo posso assicurare. Con me c'erano Fabio Celoni e c'era Enrico Simonato, vi garantisco che ce la siamo ricordata. Cammo, Ste e Christian, facciamoci un pensiero, perché prima di Natale una cappatina Taranto Comics potrebbe essere importante. Si fa, si fa. Lo dico proprio. Volentieri, se riusciamo a incastrare tutto quanto, volentieri. Sono stato a Taranto nel lontano 95 e vorrei tornarci assolutamente, quindi volentieri. Nel frattempo voglio far vedere di nuovo. Oh, guarda con quanta veramente rapidità Stefano e Christian stanno veramente già mettendo tutte le linee principali, le matite sono praticamente già fatte, adesso sta procedendo Stefano all'inchiostratura veramente super super rapido. Sì, beh, faccio poi uno sketch, ma certo. Partiamo da qua, Cammo, partiamo proprio da qua, a vedere, certo che lo vediamo, zoom un po', va? Allora, dicevo che io, insomma, come vedete non sono un grande tecnologo, lo sapete, però insomma un pochino mi sono preparato, giusto, ho preso un po' di roba, riuscite a vedere bene? Certo, assolutamente. Vabbè, non è che, voglio dire, non è stato facile scegliere, però vabbè, Batman Europa, perché insomma è un fumetto a cui sono molto affezionato a livello sia sentimentale, guardate qua che gruppo di autori, Casali, Azzarello, Jim Lee, io, da Torre Parel, ed è un progetto insomma famigerato di cui tutti quanti hanno sentito parlare, è rimasto in gestazione per più di 10 anni, insomma, però sommato, a parte che Batman è uno dei miei personaggi preferiti, è finora il mio unico fumetto dipinto, e in questo devo ringraziare Gabriele Dell'Otto che è venuto a farmi un corso accelerato di pittura a casa, tempo fa, e grazie a lui sono riuscito a fare questa roba che credo non rifarò mai più, perché dipingere dipingere tradizionalmente è veramente bestiale, però anche molto bello. Mi ricordo che non riuscivo mai a capire quando finire, e ogni tanto facevo l'errore di provare a mettere un'altra piccola sfumatura e mi toccava ripassare su tutta la pagina, insomma un delirio, però effettivamente una storia molto bella in cui c'è questo team up di Joker e Batman che sono partner in questa caccia al virus, all'antidoto del virus. Che team up inedito, non era mai successo prima un team up tra Joker e Batman, peraltro. Mi sa di no, lì insomma è colpa diciamo delle menti malate e geniali di Casali e Azzarello che hanno effettivamente costruito una storia bellissima. Tra l'altro io qua, oltre al numero che è il secondo che ho dipinto, ho avuto poi successivamente l'onere e l'onore di fare i layout di tutti gli altri numeri quando Jim Lee appunto mi chiese per velocizzare il processo di fare le basi per tutti gli altri autori, e in quella frangente mi sono riletto la sceneggiatura e ho dovuto rifare i complimenti a Matteo e Brian, perché mi ricordavo che era bella, ma avendola disegnata tutta devo dire che effettivamente... Sì, diciamola così velocemente, Batman Europa è la storia fondamentalmente di Batman e Joker, che in qualche maniera vengono accomunati da un unico destino, perché entrambi si ritrovano proprio nella prima vignetta ad essere avvelenati, veramente a subire lo stesso
tipo di avvelenamento, essere costretti a fare un team up in giro per l'Europa in 4 tappe, di cui una toccherà anche ovviamente il nostro bel paese, per cercare di, a Roma, esatto, per cercare di trovare un antidoto a questa cosa. Esatto, quindi, è chiaro che tra i due l'unico contento di questo team up è il Joker, perché Batman accetta un po' riluttante questa convivenza forzata, ma alla fine del primo numero, quando diventa chiaro che loro dovranno essere costretti a camminare insieme per questo tragitto, il Joker è veramente molto contento, perché si pregusta tutta una serie di malefatte che poi effettivamente accadranno, insomma. Cammo, ti lascio raccontare un pochino anche... ecco, perfetto, stavo arrivando proprio a Superior Spider-Man, ecco, mi faceva piacere arrivare qua. Te lo lascio raccontare, se mi dai un minuto, proprio per poter intanto dialogare col pubblico, che vado a prendermi 2 cubetti di ghiaccio. Scusami. Allora, sì, vado a prendermi un'altra bottiglietta di acqua tonica. O devo parlare? Ah, ok, parlo. Va bene, ho capito. Noi gestiamo tutto io e Lando. Gestiamo... Parliamo noi, Partiamo noi e Lando, se volete. Allora, niente, vado avanti con Superior Spider-Man. Questo è una serie all'interno della serie di Spider-Man. Dopo un po' di tempo mi raccontarono di questo progetto che avevano di far morire Peter Parker e di mettere il buon Doc Ock nella sua testa. Io lì per lì ho pensato che fossero pazzi. Poi ho letto effettivamente quello che sarebbe stato il piano di Dan Slott per portare avanti la serie e ho pensato che fosse effettivamente abbastanza geniale, tant'è che resta una delle serie più amate degli ultimi tempi. Un sacco di gente ha iniziato proprio a leggere fumetti, non solo fumetti Marvel, con Superior Spider-Man. Sono particolarmente felice di aver fatto parte anche lì del team creativo di Superior Spider-Man assieme a Umberto Ramos e Ryan Stegman. E niente, questo poi mi ha dato modo, verso il finale, oltre ad avere appunto il piacere di fare tornare il vecchio Peter Parker nel ciclo finale, di collegarmi con quello che è stata la tappa successiva, che è Spider-Verse. Spider-Verse è stato forse l'impresa più faticosa a livello così di performance, di disegno che ho fatto, perché devo dire che disegnare tutti questi Spider-Man è stato particolarmente duro, più che altro perché ci tenevo a fare un buon lavoro. Io sono entrato in realtà in corsa, perché doveva farlo tutto Olivier Coipel, ma avendo avuto problemi di consegna sono stato arruolato come suo socio, e gli Spider-Man erano veramente tanti, e come potete vedere questa è una delle copertine che ho fatto, questa è l'altra, e questa ci ho messo infinitamente meno. Sono tutti diversi, e ognuno di loro ha un dettaglio diverso, il ragno è diverso, la trama delle ragnatele è diversa. Ed effettivamente ricordo benissimo che quando ho finito l'ultima pagina di Spider-Verse, la notte ho sognato che continuavo a disegnare Spider, quindi l'incubo vi assicuro che non mi è mai successo, cioè proprio la mia mente si vede che era talmente abituata a farlo che anche nel sonno ha continuato a farlo. Però sono veramente orgoglioso di questo ciclo. E perché tra l'altro ha dato origine anche a uno dei film di animazione più belli di tutti i tempi, di cui io peraltro devo dirvi che, avendo visto il trailer iniziale, ero abbastanza scettico perché non mi aveva per niente colpito, ma poi mi sono ricreduto perché il film è veramente un capolavoro. Guarda, io non ho problemi ad affermare che credo che Into the Spider-Verse, qui in Italia un nuovo universo, sia probabilmente il miglior cinecomic di sempre. Sì, assolutamente. Io devo dire, tra l'altro, che grazie a questo lavoro sono stato invitato a Los Angeles all'anteprima del film a Hollywood. È stata una roba proprio, lo dico non per bullarmi, ma perché non è una roba che capita tutti i giorni. E effettivamente c'eravamo io, Slott, insomma un po' di attori del cast, c'era Jason Latour, c'erano un po' di autori, insomma, invitati da Marvel. Ci siamo tutti quanti detti che era veramente uno dei film più belli tratti da... Di brutto. In assoluto, cioè, al di là del fatto che era un film di animazione, proprio punto e a capo. Proprio ma veramente... La cosa che mi ha colpito di quel film è che, senza stare a fare tutti i soliti preamboli tipici degli origin movie,
hanno messo dentro dei personaggi come Kingpin e tutti gli altri, le altre figure che ci sono, senza star lì a spiegartelo. Non importa, se tu caratterizzi bene un personaggio... Aule, tu... certo, sì, sì, funziona, è chiaro. Ma questa è scuola di sceneggiatura. Se tu caratterizzi bene un personaggio, non hai necessità di... con tutti i personaggi nuovi di film che non si conoscono, no? Cioè, devono funzionare. E devo dire che tra l'altro Kingpin, quando abbiamo visto che c'è stato a un certo punto questo flashback con un omaggio allo stile di disegno di Bill Sienkiewicz, no? in Amore e Guerra di Devil, siamo tutti scoppiati in un grande applauso, no? Corale al cinema, era bello. Posso chiederti una cosa? Com'è? Cioè, posso chiederti una cosa? C'è una diatriba da anni in corso su qual è la pronuncia corretta di... tu hai detto Sienkiewicz, io dico Sienkiewicz. Gli americani dicono Sienkiewicz. Io Bill l'ho conosciuto, adesso non mi ricordo, penso che sia presentato come Bill, non mi ricordo come si pronuncia, ma del resto poi gli americani dicono anche Mignola, quindi non è che possiamo fare affidamento sulla pronuncia americana, no? Quindi hai ragione. Anche Mignola dice Mignola, si pronuncerà così. Non so, a me viene da dire Sienkiewicz, ma insomma non faccio adesso, probabilmente Sienkiewicz, ma probabilmente un'altra pronuncia ancora. Comunque, andiamo avanti in questa carrellata. Poi ho selezionato un Darth Vader, giusto per proseguire un po' cronologicamente. Poi qui ci ricollegheremo a Landini. Vedrai che adesso ci ricollegheremo bene, bene, bene a Landini. Ecco, questa è la prima doppia splash del numero uno della mia serie, dove effettivamente si parte proprio dalla fine dell'episodio 3. Quindi con questo no che tutti quanti ricordiamo con calore, con affetto, no, alla fine del film, e qua effettivamente raccontiamo cosa succede subito dopo, cioè una sorta di ribellione. Esatto, Cammo, sì. posso fare una nota? Tu mi hai raccontato un bel po' di tempo fa che una delle cose più interessanti del lavorare al Vader che hai realizzato è stata quella di... A differenza di come siamo abituati a concepire Darth Vader, che è un personaggio estremamente solido, granitico, se possiamo dire anche abbastanza immobile, proprio perché in tutta la cinematografia è un personaggio che con tutto quel costume faceva veramente fatica a muoversi, tu hai dovuto invece realizzare un Vader che aveva ancora le reminiscenze di Anakin, e quindi era molto più mobile, molto più, anche se vogliamo dire, acrobatico nel suo stile di combattimento. Quindi fare un Vader che era totalmente inedito dal punto di vista visivo. Sì, sì, sì. Beh, questo, diciamo, il merito va quasi tutto a Charles. Lui, assieme a Lucasfilm, ha, come dire, architettato quello che era l'arco narrativo della serie. E volevamo effettivamente mostrare un Vader che era un po' più spavaldo, un po' più giovane, ancora legato effettivamente a quelle che erano le dinamiche del suo stile di combattimento di quando era ancora un Jedi, anche se ormai corrotto. Quindi, soprattutto nei primi numeri, salta, fa capriola. Cioè, ed effettivamente uno può pensare che i limiti fossero dettati dall'armatura. Sicuramente l'armatura è pesante, ma voglio dire, abbiamo visto Jedi fare cose incredibili solo col pensiero, no? Cioè, quindi lui tutto sommato, essendo uno dei Jedi più potenti di sempre, armatura o non armatura fa veramente quello che vuole. In uno dei primi numeri, tra l'altro, c'è un momento in cui sembra dato per spacciato e con la telecinesi si ripara l'armatura. Insomma, vabbè, è chiaro che il fumetto rende possibile degli effetti speciali che al cinema sono possibili solamente adesso, no? Grazie alla tecnologia degli effetti speciali, diciamo, digitali. Ai tempi non era possibile, però al di là di questo c'è una motivazione effettivamente anche a livello di storia, perché effettivamente i primi numeri sono proprio i primi giorni in cui lui indossa lo scafandro, che poi lo terrà imprigionato per tutto il resto della sua vita. Già negli ultimi numeri il suo modo di combattere cambia completamente, si espone meno, è meno spavaldo, utilizza più tecnica a distanza, ma soprattutto nei primi tempi è ancora chiaramente abituato a fare quello che faceva prima, e questo lo trovo effettivamente una chicca che è stata molto molto ben architettata dagli autori e da Lucasfilm. Una cosa che vi caratterizza tutti e tre come artisti è una grande capacità di storytelling, e questa è la grande differenza tra un fumettista e un illustratore. Voi siete capaci in qualche maniera di rendere vive le tavole seguendo poi le indicazioni di quelle che sono i vostri autori, ma mettendo tutto quello che è il vostro tocco personale. Questa è una cosa che sicuramente va riconosciuta. Mi rivolgo soprattutto alle persone magari meno avvezze al mondo del fumetto.
non ci sono solo i bei disegni, no. Ci sono soprattutto i disegni giusti. Tante volte qualcuno si approccia ad un fumetto dicendo «Ah, ma questo disegno non mi piace». In realtà bisognerebbe considerare se quel disegno è adatto, e quello che voi siete sempre riusciti a fare nella vostra attività è essere particolarmente adatti a quello che avete realizzato. Non riesco ad immaginare in questo momento, per esempio per il ciclo di Superior Spider-Man, non riesco ad immaginare come avresti potuto approcciarti in maniera diversa, Cammo. Ma lo stesso discorso vale per Christian, lo stesso discorso vale per Stefano su Devil piuttosto che su Star Wars. Questa è la grande, grande importanza che vorrei veramente sottolineare per tutti. Sì, sì. Guarda, poi mi aggiungo, mi collego a quello che hai detto, poi la chiudo con Undiscover Country. E noi lo diciamo spesso ai nostri studenti, cioè è molto meglio un fumetto disegnato così così ma raccontato bene di un fumetto disegnato benissimo ma che non funziona a livello di storytelling, perché il fumetto è un medium immersivo, bisogna effettivamente credere che queste immagini prendano vita, e se c'è qualcosa che non funziona, che sia colpa della storia, che sia colpa del disegno, la magia si interrompe. Quindi tutto sommato lo storytelling è veramente importantissimo. Ci sono fumettisti, adesso faccio un esempio su tutti, Jeff Lemire, e qui sono abbastanza convinto che si pronunci così, perché lo verificato. Sì, 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 è canadese, va bene, è Jeff Lemire. Che vuol dire, se guardiamo dal punto di vista estetico, il disegno può piacere o non piacere, a me piace, però non è un mostro di disegno, no? Però come racconta, come riesce a farti immergere nelle sue storie, come riesce a farti per un momento anche dimenticare che sono solamente due tratti in croce fatti su un foglio, ce ne sono pochi, cioè, quindi questi sono veramente fumettisti di razza, possono piacere a livello estetico, a livello di storie, di tematiche, ma che facciano fumetti bene. Bravo Cammo. Ah, sì. Ho nominato prima Jason Latour. Credo che Jason Latour si presti molto bene a questa descrizione. Jason Latour ha un tratto che, se vuole, può diventare anche estremamente grottesco, può diventare veramente cattivo, ma non riesco ad immaginare Southern Bastards disegnato da un altro disegnatore che non sia Jason Latour. Io adoro lo stile di disegno di Jason, secondo me è veramente bravissimo, cioè però sono sempre gusti personali, chiaramente. Certo. E niente, quindi io chiudo questa carrellata con Undiscover Country, con l'ultimo fumetto che sto facendo. Questa è la copertina del numero 2, che ha, come dire, per protagonista il Destiny Man, che è uno dei villain che più sono stati apprezzati della serie. Questa specie lo chiamano l'astronauta nero, The Black Astronaut. Una specie di personaggio allucinante con una chela, un corna di cervo al neon, che in realtà poi cambia anche perché ha una collezione, insomma, di corna animalesche. Si siede su questo trono che è costruito con pezzi di insegne al neon di Las Vegas. Insomma, Undiscover Country è un fumetto molto particolare, che è ambientato in un'America del futuro in cui tutto quanto è andato un po' a puttane. Alla stragrande a puttane. Termine politica lì corre, perché forse ho scoperto che mia figlia mi sta guardando, quindi scusa Martina, è andato era al diavolo. E niente, ogni stato si è un po', come dire, portato avanti per conto suo, e ci sono questi personaggi che in qualche modo la fanno da padrone e cercano di avere una sorta di dominio sull'intero stato, che stato più non è. I protagonisti sono questi sette personaggi che vengono dal vecchio mondo, dall'Europa e dall'Asia, che sono stati mandati in missione diplomatica per cercare una cura che sta in qualche modo una cura a questa piaga che sta più o meno distruggendo il genere umano. Quindi la cosa figa di Undiscover Country è che Saul e Snyder hanno cavalcato anche quella che è l'attualità, fondamentalmente ponendosi una domanda. Quando Trump ha cominciato a gridare a forte voce che si sarebbe creato un muro ai confini con gli Stati Uniti, probabilmente Snyder e Soli hanno cominciato a dire: se questo muro veramente diventasse concreto, cosa sarebbe successo se a un certo punto l'America si fosse trincerata all'interno di un muro per proteggersi da qualcosa, da una cosa che tra l'altro è un'epidemia, quindi purtroppo è attuale ancora di più considerando quello che è il periodo odierno, fino a un certo punto poi improvvisamente aprire
anche se non ufficialmente, i propri confini, e saranno proprio questi protagonisti che si ritroveranno ad andare in un'America che per quanto 30 anni si è chiusa all'interno del sì, proprio territorio. E soprattutto si è chiusa anche al mondo esterno, nel senso che non c'è nessuna comunicazione di entrata che è avvenuta per 30 anni, quindi nessuno sa quello che succede all'interno di questo paese, che si è completamente schermato grazie a un cloud che impedisce anche a qualsiasi satellite di capire quello che succede all'interno. In realtà sì, c'è questo, l'intento di Charles e di Scott era quello di raccontare il meglio e il peggio di quello che un grande paese, gli Stati Uniti, e nel fare questo hanno voluto effettivamente un disegnatore che non fosse americano. Questo me l'hanno rivelato l'anno scorso a New York Comic Con, quando abbiamo fatto la presentazione. Grande. No? Non me l'avevano detto prima, cioè semplicemente Charles mi ha detto: abbiamo finito da Peder, vogliamo fare un'altra roba di Star Wars, oppure c'è questa figata che ho pensato di fare con Scott, con cui avevo già lavorato su Batman, e ho pensato, visto che era il momento in cui avevo voglia di provare di fare qualcosa di mio, di buttarmi sul Creator Owned, appunto, di fare questa cosa per Image. Ma il loro intento era fondamentalmente quello di trovare un modo, un escamotage per raccontare quello che è il meglio e il peggio di un paese che effettivamente è ricco di contrasti, no? Perché è la terra della libertà, però per certi versi ci sono un sacco di cose che là non si possono fare, e viceversa. Quindi volevano trovare un modo, e il muro è stato uno di questi, la piaga che sta decimando l'umanità è stata una di queste, per poter far sì che questo paese fosse trasformato nello specchio di tutto quello che di meglio e di peggio questo paese rappresenta già al giorno d'oggi. Quindi è particolarmente interessante poter vedere ogni zona, dalla California a Washington, a New York, alla Louisiana, come sarà in questo mondo nel futuro tra 30 anni, insomma. Fantastico, fantastico. Io, Cammo, so che tra un po' tu devi andare, ti ringrazio veramente molto. Adesso, allora, aspetta, sono tornato in onda? Sì, non sei mai andato via. Allora, ah no, ma non vedevate il mio schermo, sì. No, ti ho sempre visto perfettamente. Eri sempre di lato e in grande c'era il tuo lavoro. Ah, davvero? Ah, sì. Ok, pazzesco. Io pensavo si vede solo lo schermo. Bene, allora io intanto che voi andate avanti, visto che ancora un po' posso restare, vado a prendermi un'altra tonica e mi faccio un altro gin tonic, così continuo a chiacchierare con voi. Bravo, bravo. Allora passiamo intanto a vedere cosa hanno combinato i nostri Christian Cornia. Ma tu l'hai già fatto praticamente, Christian. Sì, finisco un po' di... Allora, io chiedo ad entrambi, sia a Christian che a Stefano, di volerlo dedicare al Trono del Re e al popolo di Lega Nerd, perché lo pubblicheremo, poi questi due disegni li pubblicheremo sulla nostra pagina Facebook, sul nostro profilo Instagram, sicuramente vediamo... Mamma mia, ragazzi, guardate il Devil di Landini! Mamma mia, Lando, hai spaccato... Ah, tra l'altro, vi do una notizia in diretta, Conte conferma la chiusura fino al 3 di maggio, scelta difficile ma necessaria, pronti però a riaprire anche prima. Riapriranno studi professionali, fabbriche, librerie, negozi di vestiti per bambini, c'è già una bozza di decreto, quindi ragazzi, lo possiamo dire, c'è in qualche maniera la luce in fondo al tunnel, è reale, c'è veramente, e la cosa per me è molto 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 bella da poter annunciare. A tutti quanti, naturalmente, sì. Io e il Cammo ci facciamo promotori della campagna del bere responsabilmente. Giusto, Cammo? Certo. Questo era un disclaimer assolutamente necessario. Tra l'altro, io avevo un banner che volevo far vedere, tipo così, ecco. Sì, ok, facciamo aperitivo, ma bevi responsabilmente, cazzo. Un messaggio da dare a tutti quanti. Perché sapete, io ho un problema, nel senso che abitando in Veneto, sono consapevole del fatto che nel momento in cui ci sarà una riapertura e tutti potranno uscire, il Veneto probabilmente esagererà un pochino con i festeggiamenti. Quindi esorto i miei corregionali a essere bravi, ragazzi. E passiamo un attimo al signor Stefano Landini. Sì. Allora, caro Stefano, innanzitutto permettimi di far vedere il tuo Devil che stai realizzando, guarda che bomba, mamma mia che bomba! Non vuoi regalarlo a me e basta? Devo pubblicarlo. Questo,
spero di riuscire a finirlo con un po' di tocchi di luce qua e là, ma comunque. Allora, Stefano, dimmi. Anche tu sei un rappresentante delle matite che finiscono italiane e che finiscono all'estero, perché non lavori solo per Bonelli, ma hai lavorato per Marvel, tuttora saresti al lavoro per un progetto molto importante di Marvel, che come tanti altri progetti è stato messo in pausa, ma che comunque riprenderai a breve. Lavori anche per il mercato francese. Sì, uscirà il mio lavoro per Glénat, in teoria, speriamo, quest'estate, che con la sceneggiatura di Christophe Beck. Infatti prima, quando hai detto parliamo di Daredevil, in realtà a me piacerebbe parlare, visto che Cammo ha rappresentato qua solo Stati Uniti, anche il fatto della Francia, nel senso che assolutamente questo lavoro... sì, assolutamente questo... sì, anche perché se mi permetti, Stefano, credo ci sia una percezione un po' diversa della situazione fumettistica, parliamo, tra quello che sono i nostri cugini d'Oltralpe e noi. Si parla sempre di quanto il mercato francese sia meraviglioso. Cammo, sei stato ad Angoulême, ha incontrato per esempio Charlie Adlard. Io ero in live con Charlie Adlard, disegnatore di The Walking Dead, giusto veramente alle 4:30 del pomeriggio sul canale di Saldapress. Si parla di un paese dove oggettivamente forse anche c'è una maggiore attitudine alla lettura rispetto a tanti altri paesi d'Europa, dove la cultura del fumetto, delle bande dessinée, è una cultura assolutamente vasta e diffusa, e dove si possono veramente sperimentare anche tante cose. E tu, Stefano, hai appunto anche questa esperienza. Ce ne vuoi parlare? Sì, praticamente sì, il mio progetto effettivamente non è un progetto di quelli classici, canonici francesi, quindi la quantità di tavole è superiore a un albo classico francese, si parla di 126 tavole, esce con toni di grigio e ovviamente sono stato selezionato, diciamo, come disegnatore di questo progetto, perché l'intento era quello di creare un prodotto che avesse un taglio un po' americano. Quindi l'immaginazione a volte è la classica francese e altre volte, la maggior parte delle volte, ci sono soluzioni che ne hanno lasciato abbastanza carta bianca per poterle fare, che richiamano più un'immaginazione all'americana, quindi la doppia splash page, oppure tre o quattro vignette dove ci sono sbordature, eccetera. Ovvio che non ho potuto fare quanto di solito posso fare in qualche prodotto Marvel, ma però con i limiti che mi davano loro, comunque l'immaginazione richiama abbondantemente l'americano, soprattutto il classico Walking Dead, ormai diciamo classico, perché la storia è una rilettura differente, se vogliamo, sotto certi punti di vista, del mondo degli zombie. Io ho visto in anteprima il tuo fumetto, me l'hai raccontato, è un progetto molto interessante, anche perché va a prendere un aspetto, se vogliamo, di quella che potrebbe essere la classica invasione zombie, vista dal punto di vista non dell'uomo comune, ma di un militare, giusto? Di un militare, di soldati di professione, ok? Sì, è un progetto molto interessante che io spero di vedere in Italia, peraltro, e credo che buone probabilità ci siano. Quando uscirà ufficialmente? Con questa cosa del virus, ne hanno detto che potrebbe cadere tra giugno, agosto, settembre. Dipende cosa succederà anche in Francia con questa situazione. Ma è vero, Stefano, che pare di percepire un minor timore nel mercato francese del fumetto rispetto a quello che stiamo un po' percependo in Italia. Cioè, come se in qualche maniera dicono, vabbè, ok ragazzi, perdiamo un mese, perdiamo due mesi, perdiamo tre mesi, ma poi ricominciamo, e qui la base, diciamo, dei lettori di fumetti è talmente solida, talmente radicata, che poi ricomincerà ad essere un mercato florido, esattamente come lo intendiamo. La percezione che a me fanno... danno in questo periodo casa editrice, l'editor, lo sceneggiatore
e altre persone del gruppo di lavoro, che comunque, seppur chiuso, è finito il progetto, continuiamo a sentirci, e anche, faccio un esempio, Glenà quotidianamente manda una mail a tutti i collaboratori dove ci sono vignette satiriche, dove ci sono a volte mail di tranquillizzazione della situazione francese, a volte ci sono alcune specifiche solo esclusivamente per gli italiani, per la situazione italiana. Quindi c'è proprio un modo di rapportarsi a questa situazione che mi sembra meno, te lo fanno vivere meno pesante come situazione. Cammo, Stefano, scommetto che da Marvel non vi è arrivata la stessa identica cosa, vero? No, è arrivata una mail da Marvel, una, ma anche da DC, sono state molto confortanti in realtà. Bene. La praticità del pragmatismo americano, sono state comunque mail apprezzate. A me, tra l'altro, sono arrivate mail da Casterman, in cui avevo fatto gli scorpioni del deserto più di 10 anni fa. Cioè, vuol dire, i francesi sicuramente hanno un'attenzione in più, cioè, come dice Stefano. Però, insomma, che abbiano presente cosa vuol dire questo per il loro mercato, penso che lo sappiano benissimo, perché hanno spostato i piani. Sono forse, vuol dire, sono tutti albi che comunque effettivamente, non uscendo mensilmente, hanno un po' più di elasticità a spostare. Insomma, è un altro pianeta, è fondamentalmente. È diverso da gestire. Sei nella condizione di poterci mostrare qualcosa o siamo ancora sotto super segreto? No, una pagina o due, volentieri. Oh, così ti voglio, che qui al Trono del Re diamo qualche cosa di anteprima. Anzi, invito Christian e invito il Cammo anche a volerci svelare qualcosa. Prima Pino, che è un amico e lo risalutiamo veramente con tanto affetto, ha detto bravo il Cammo che mostra sempre le cose in anteprima rispetto agli Stati Uniti. Cammo, se vuoi farci vedere qualcosa in anteprima, Christian, se vuoi farci vedere qualcosa in anteprima, ben venga. È l'avatar computerizzato che mette la roba, quindi io... Non decidi? No, io non ho nessun tipo di potere. Okay. Posso andare? Posso andare, Ste? Ah, sì. Oh, zoom un pochino che vogliamo vederti veramente all'opera. Sì. Ah. Questa è, come vedi, ho scelto una pagina con un'impaginazione già un po' più europea, ecco, sul discorso di prima, quindi anche la quantità di roba disegnata all'interno, la scala di grigi che comunque è stata richiesta dalla sceneggiatura, che ci fosse comunque anche il passaggio con i grigi, perché verrà pubblicato così, non a colori. E come ti dicevo, questa ad esempio è un'impaginazione più diciamo un po' più alla francese europea, e infatti vi stavo cercando anche di trovare invece un'impaginazione, ma oppure anche solo, non solo l'impaginazione, ma anche un po' l'inquadratura, che è un po' meno forse classico francese, se vuoi, è questa qua che ti ho messo, se vuoi farla vedere. Certo. E qua ho messo anche in contrasto, perché qua invece sono quelle pagine notturne. Ma quanto cazzo siete forti, ragazzi. Veramente, io, lo sapete, ci conosciamo, siamo amici ormai da un bel po', però veramente ogni volta che vi vedo all'opera, ragazzi, io mi sento orgoglioso. Questa è una cosa che veramente vorrei che trasparisse, ragazzi. Quando vediamo Christian, Stefano e il Cammo, veramente dobbiamo sentirci orgogliosi di quanto l'arte del fumetto italiana sia veramente fortissima, sia veramente al top. Per i miei gusti personali, ammetto di essere un po' di parte. Lo stile di Cammo, lo stile di Stefano, lo stile di Christian mi sono particolarmente affini, però veramente, cioè, io non posso esimermi ogni volta da farvi complimenti, perché siete veramente veramente a livelli top. Tra l'altro, permettimi, visto che Christian è da un po' che non proferisce verbo, ha praticamente finito il suo capitano Kirk. Era in trance agonistica. È in trance agonistica. Di brutto. Stai, torniamo a te, veramente. No, a parte il fatto che si è creata la notte da te, cosa è successo? Sì, sì, sono venuto, sì.
L'unica cosa è che provo a accendere la luce, ma non so, ditemi se... Guarda, credo sarebbe una buona idea. Così? Se no era la vittoria del maligno sull'umanità, te lo dico. Era questa cosa che stava diventando tutto dark. E, no, una cosa che volevo anche un po' legarmi al cammo, perché sul discorso di Darth Vader, che dicevi che comunque nel tuo primo passaggio, quando lui può permettersi un atteggiamento, quando fa combattimenti più dinamico, elastico, eccetera, è stata una cosa che io mi sono trovato un po' in difficoltà nel momento in cui dovevo fare Darth Vader in pose che nella realtà del film e delle serie TV, insomma del mondo dove si vede lui, è sempre molto impostato, poco dinamico, eccetera. E infatti io, quando ho fatto la mia prima scena dove doveva essere invece completamente dinamico, io gli ho chiesto se potevo cambiare la parte qua superiore per dar la possibilità di fare certi movimenti, perché ho visto quando gli ho proposto il mio di Luke, che poteva cambiare leggermente, perché come dicevi tu, ci sono anche quelli della Lucas che devono vagliare il lavoro. Io mi sono permesso di far vedere una tua scena di Darth Vader, perché avevo notato che tu avevi utilizzato questa cosa di creare queste scene molto dinamiche per un personaggio che di solito te l'aspetti molto rigido. Sì, quindi... sì, questa cosa delle spalline semoventi in realtà esistono, perché una delle cose più complesse è farsi strada tra le reference che un po' ti mandano e un po' te le devi trovare. Cioè già, per esempio, io quando ho iniziato a fare ricerca ho visto le copertine di Adigrano, faccio un esempio, della serie precedente, quella di La Rocca, ed effettivamente lì le spalline erano staccate, perché effettivamente poi cambia anche il costume all'interno della trilogia originale, così come ho scoperto che cambiano un po' la pettorina, cambiano un po' la maschera, cambiano i guanti, cioè, quindi a un certo punto devi trovare, secondo me, una tua sintesi, come spesso poi accade anche quando devi interpretare Spider-Man, no? Occhi grandi, occhi piccoli, trama fitta, trama larga, costume nero, costume blu. Oh, tu gli hai fatto addirittura un'armatura scintillante a Spider-Man, lo ricordiamo. Sì, sì, quella tutta fluo. Sì, però... sì. Però effettivamente, al di là di quello, cioè, Vader cambia l'armatura, ma non si sa effettivamente come trovare una sintesi. Di fatto, almeno la mia esperienza è che sono stati comunque abbastanza elastici, pur essendo molto attenti nel controllo quelli di Lucas. Ma infatti io, strada facendo, ho imparato, come dicevi, che ci sono più costumi. Guarda, ti faccio vedere. Questa scena qua, quando lui deve parare tutti i colpi e fa tutti questi movimenti, io appunto gli ho chiesto se certi movimenti, poi dopo ce ne sono altri dove lui alza proprio le spalle, il braccio a una certa altezza, quindi fa proprio fatica, insomma, nella realtà. Certo. È stato lì che mi hanno detto: attenzione, perché il costume è sempre stato cambiato nei vari film, e quindi tu stai facendo un mix tra questi. Io invece avevo sempre pensato che fosse uno e basta. In realtà, quelli della luce. In realtà, appunto, facendo un po' di ricerca ti rendi conto che ci sono, cioè, mille dettagli diversi tutte le volte, nella pettorina, nelle luci, a volte sono colorate diverse, e ci sta, effettivamente. Meno male che adesso abbiamo questo strumento che ci permette anche di accedere a questi dati. Meno male che c'è qualcuno che ha postato le foto, per esempio, del casco, e fa vedere che uno è più sfondato e l'altro più lungo e quell'altro c'ha gli occhi rossi. Insomma, questo è un problema. Questo è un problema che si pone molto con quella che è la questione Lucas, quindi parliamo esclusivamente adesso in questo momento di Star Wars, però si pone estremamente tanto quando alcuni artisti italiani si cimentano in quelli che sono i tipici personaggi del mondo degli anime giapponesi o dei manga giapponesi. Vorrei mandare un saluto in diretta a Marco Albiero, che è l'illustratore poi di tutto quello che è la parte di merchandising legato ad alcuni personaggi come alcuni anime come Saint Seiya, Sailor Moon, eccetera, dove addirittura gli editor giapponesi commentano quanto deve essere distante l'occhio dal naso su un personaggio
tipicamente riconosciuto, come potrebbe essere quello di Sailor Moon. Quindi è veramente un qualcosa di molto importante. Però mi rendo conto, e qui mando un saluto alle legioni, alla 501esima Italica Garrison e alla Rebel Legion Italian Division, oddio, quanto le robe devono essere veramente movie accurated, cioè non si scherza un cazzo quando si parla di Star Wars. Sì, poi bisogna sempre, secondo me, fare di distinguo. Per esempio, mi è capitato di fare una variant cover dove c'erano questi momenti classici tratti dai film, in cui mi hanno chiesto di fare Darth Vader quando la prima volta appare sull'astronave con tutti i soldati ribelli a terra. Ecco, lì, avendo preso una foto, perché poi normalmente uso le foto ma le ridisegno, in quel caso lì, volendo fare uno shot che fosse anche molto vicino a quello del film, mi sono reso conto che effettivamente la testa è grande. Anch'io ho visto un cosplayer di Darth Vader, la testa è gigantesca, fa anche un po' ridere per certi versi, no? Cioè, quindi poi ci sta che ci sia qualche libertà, ma meno male, voglio dire, non ce ne vogliano, come dire, i puristi, ma qualche, vuol dire, qualche libertà la si prende dal punto di vista di storytelling, del disegno, cioè, altrimenti il costume di Spider-Man sarebbe sempre sbagliato, no? Per certi versi. Vero, hai ragione, assolutamente ragione. Questa tavola da dove arriva, Ste? Cosa? Questa tavola da dove arriva? È sempre il mio lavoro Target Vader che deve uscire in Italia. Quindi questa qua è una delle tavole, penso, mi sembra il numero 3. Il mitico Valance, il Terminator ripreso dai fumetti degli anni 70. Poi mi sembra che tu l'avessi fatto nelle prime pagine di quel volume, il 108 di Star Wars, sì, su cui sì. Abbiamo condiviso qualche tavola. Sì, è stato divertente quel progetto. Sì, molto. State nerdando in una maniera apocalittica, cioè mi state dicendo cose che risultano comprensibili solo per voi. No, ma tu nel 108 hai fatto questo. Ma sai, io con Cammo, cioè, mentre lui ha ringraziato altri disegnatori che gli hanno dato un po' le sue basi, io tra i miei c'è sicuramente Cammo, perché con lui ho condiviso 9 anni abbondanti di collaborazione come finisher, io sulle sue matite, sui suoi layout e matite, su El Blazer in particolare, e quindi diciamo che ho imparato. Ma vedo che è una cosa abbastanza comune. Capitare, a me piacerebbe tanto tornare a fare una collaborazione col Cammo, anche solo un one shot, però. Ah, volentieri, dai, ci mettiamo d'accordo. No, nel senso che io siamo in stretta di mano in diretta. Vai. Se vuoi noi andiamo. In questo lavoro, prima parlavi anche del mercato francese. Noi abbiamo fatto Maori insieme, che è stato un altro bel fumetto. Cioè, con Lando, insomma, ci siamo conosciuti in fiera quando aveva ancora i capelli lunghi dreadlock. C'è una domanda che mi piacerebbe porre a tutti quanti voi tre. A questo punto darei la priorità a Christian, che da un po' che sta disegnando senza poter dire niente. Lufio, che è un bravissimo fumettista nonché un amico del Trono del Re, il suo fumetto sta per uscire adesso per Bao Publishing, Il Cubo dei Mille Mondi, dice: una domanda tecnica, ma Clip Studio viene usato oppure Photoshop ha ancora il trono nell'ambito grafico? Prova tu prima. Beh, io per quello che dico, io li sto usando entrambi. Li uso entrambi perché ovviamente Clip Studio, quando è venuto fuori, che già al tempo era Manga Studio, poi dopo i giapponesi hanno capito che funzionava anche in Europa e hanno smesso di vendere la licenza e hanno cominciato a venderlo loro direttamente. Clip Studio è un programma nato solo per disegnare, mentre Photoshop noi lo usiamo tutti, però è un programma che non è nato per disegnare, ma è un programma nato per fotoritocco. Il problema di base è che io penso io, ma anche molti, siamo cresciuti e abbiamo imparato a usare Photoshop. Adesso dover ripartire da zero, quando sento gli studenti magari che mi dicono: no, ma guarda che Clip Studio si colora uguale tipo Photoshop, io dico ok, però mi ci vuole tipo quei 2-3 mesi da mettermi lì e rimparare da zero un programma. In realtà mi hanno detto che avendo comunque le basi solide di un Photoshop non si distanzia molto. Allora, io sinceramente ci sto provando, non mi ci trovo coi pennelli, nel senso, secondo me la potenza di Photoshop è avere uno squanterno di pennelli che puoi mettere a posto, customizzare, cambiare.
Cosa hai detto? Il... Hai detto uno squantello. Quanterno. È, da donde, è la serata emiliana, scusa. Vedi Emilia, giusto, non posso dire nulla. Ma devi chiamare tre emiliani, perché noi ci capiamo, però non lo riusciamo a dire se diciamo delle robe che... No, però Clip Studio ha questa cosa che è una manna venuta dal cielo, e non dovrei dirlo perché anche i miei studenti lo sanno, che è i regali prospettici. E le linee cinetiche, mi hanno detto. E no? Le linee cinetiche. I regali prospettici aiutano a creare prospettive, ma devi già conoscere la prospettiva, perché se non sai come piazzare i punti, però, è impossibile. Però quello che non mi piace a me è che Clip Studio ha probabilmente, per il problema della poca possibilità di usare una varietà abbastanza ampia di pennelli, sta omologando tantissimo il segno di tanti autori. Molti sì. Hanno lo stesso tratto, usano le stesse escamotage, e quindi questo un po' secondo me appiattisce un po' il gusto personale dello stile. Che non è, autori anche professionisti che hanno un bellissimo tratto, secondo me un bel disegno, però è vero, li riconosce perché il tipo di inchiostazione è quella. Certo. Stanno usando quel tipo di pennello, quegli effetti che c'ha già dentro. Funziona, per me... Io sinceramente, io al momento mi muovo da una parte all'altra, io faccio layout in Clip Studio e finisco la roba in Photoshop. Cammo, tu sei più analogico dei tranquilli. In realtà io adesso sto usando Procreate sull'iPad, quella copertina che avete visto di Undiscovered Country, l'ho fatta, i colori in realtà li ho fatti in Procreate, l'ho comprato l'anno scorso perché volevo iniziare un po' a interfacciarmi col digitale, no? E avendo provato... Credo fosse stato Matteo Lolli qui a scuola che mi abbia fatto vedere un attimo l'iPad Pro. Mi piaceva molto l'interfaccia di questa pennina, l'ho comprato l'anno scorso a New York. Pensavo di trovarci Photoshop, che io so usare così per fare qualche cosina, ma in realtà negli ultimi tempi, grazie a un socio in studio che ha la Cintiq, Mario Del Penino, che salutiamo, sempre andiamo nel modenese, e insomma... qualcosina riesco a farlo, ho pensato, vabbè, mi prendo l'iPad, così ho risolto il problema. In realtà all'epoca, forse adesso si può, ciao Enrico, non era scaricabile Photoshop, quindi mi hanno detto però all'iPad Store, all'Apple Store, mi hanno detto scaricati Procreate, che comunque tutto sommato è abbastanza simile. Allora, io l'ho esplorato solamente proprio alla punta dell'iceberg, però mi ci sto trovando molto bene, molto intuitivo, non ho bisogno di applicarmi più di tanto. Insomma. Allora, permettetemi una domanda a tutti e tre. Sarebbe possibile gestire quella che è la serialità che viene richiesta in Italia, ma vedo anche soprattutto all'estero, lavorando completamente in analogico, quindi lavorando completamente su carta e penna come una volta? Ah, in analogico? Rispondo. Vai, Lando. Ah, ok. Secondo me si farebbe un po' fatica nel momento in cui stai lavorando su un progetto che richiede semmai, tipo appunto con Star Wars, ci sono più persone che si devono interfacciare e ci potrebbero essere più modifiche sulle pagine da dover fare. Pensare di fare tutto quanto su carta, comprese tutte le modifiche, questo ti porterebbe probabilmente a uscire dalle tempistiche di consegna. In realtà, scusate se mi intrometto, Lando ha sollevato un punto che effettivamente è importantissimo, perché ormai dall'altra parte danno tutti per scontato che si lavora in digitale, quindi anche a me, in realtà lavoro ancora su carta, spesso dicono allora ma prendi questo, rimpiccioliscilo, flippo, lo metti, io in realtà devo rifare tutto se devo fare così, no? Cioè, quindi è chiaro che in post-produzione il digitale ti aiuta molto a fare queste cose qua. Avete presente? In digitale ormai molte cose, se ci sono delle modifiche, vanno proprio rifatte, quindi allungherebbe e complicherebbe di molto il processo, credo. Posso farvi una battuta? Qualche anno fa ho avuto l'occasione di stare sul palco con Milo Manara e si parlava del fatto di quando lui ha lavorato sui personaggi femminili degli X-Men in quella famosa graphic novel che poi è uscita per Marvel, e quando Marvel gli spedì a casa i fogli, quelli proprio con i tracciati azzurri tipici per fare il lavoro, Milo Manara non li aveva mai utilizzati prima, li utilizzò al contrario. Utilizzò dall'altra parte,
mandò i lavori a Marvel. Ovviamente Marvel non ebbe il coraggio di dire a Mino Manara che li aveva utilizzati, al contrario li utilizzò nella stessa identica maniera, però c'è ancora questa procedura per cui immagino che venga spedito poi la risma di carta tipica. Guarda, se la vuoi tradizionale sì, te lo spediscono. In realtà il problema... ce l'hai, guarda, ce l'hai, facciamo vedere. Nel scusate, nel progetto che io dovrei iniziare, mi hanno mandato già tutte le risme e praticamente la carta, perché io il primo lavoro completamente digitale lo sto facendo adesso su sceneggiatura di Casali per Bonelli. Di solito per ora ho fatto degli ibridi, cioè degli originali su carta, delle bozze. Scusa Stefano, ci puoi dire che sei al lavoro su K11, quindi? Oh, con questa titubanza, sì, forse non dovevo. Cioè, Gian Felice, minchia, c'è Gian Felice. Vedi, la carta è così marchiato tutto, però il fatto che sia comunque utilizzata dietro, io mi ricordo che con Cammo abbiamo un sacco di tavole di Hellblazer che fra parentesi dovremmo anche dividerci prima o poi, che sono disegnate dietro perché semmai comunque usi più il margine, insomma non è così poi sbagliato se lavori davanti o dietro. A volte queste pagine arrivano stampate, cioè questo blu che dovrebbe essere sottile, arrivano stampate con un blu che effettivamente è molto pesante, quindi magari viene preso in scansione, devi pulirlo. Se già fai delle mezze tinte, il blu viene preso nella scansione, quindi capisco che magari il maestro abbia utilizzato il retro, magari perché non voleva questo blu se non è abituato. Cioè, ogni tanto io se faccio delle cover con qualche mezza tinta, poi devo andare a cancellare digitalmente tutte le volte che sotto una stesura magari di grigio ci sono queste linee blu. Quindi insomma, non è un'eresia usare il retro, eh. Ste, io so perfettamente a cosa stai lavorando per Marvel. La domanda che ti pongo è: si può annunciare, si può dire a cosa stai lavorando, indipendentemente dal fatto che sappiamo che l'uscita sarà spostata un po' più in là nel tempo, oppure no? Perché sennò teniamo la suspense. Con chi parli? Parlo con te, Ste. Ah, no, non si può. Non si può dire niente. No, allora, perché... Io vi dico solo che è una figata quello a cui sto lavorando Stefano Landini. Ho fatto solo il character design del personaggio, che me l'hanno accettato poco prima che succedesse tutto sto disastro, e tutto il resto è ancora, lo devono ancora... Allora, fidatevi del vostro Zeta, vi do sempre i consigli ogni settimana su quali fumetti leggere, come leggerli, eccetera, eccetera. Vi dico che Stefano sta lavorando ad una grandissima figata e ne saprete di più entro a breve, ma veramente ne abbiamo parlato, sono mesi che ne parliamo. A Lucca ne avremmo dovuto parlare. A Lucca ci siamo beccati tutti quanti. Io e Christian siamo abbonati praticamente a Piazza San Michele e al consumo stupido di Peschini. In maniera purtroppo troppo elevata. Io e il Cammo ci becchiamo sempre assolutamente in anfiteatro. Per qualche motivo io e Stefano non siamo riusciti a vederci all'ultima Lucca, cioè ci siamo praticamente incrociati di mille volte, ma non siamo poi riusciti. È più facile non beccarsi che beccarsi a Lucca, non so se ci avete fatto caso, però una volta è tipo non ho visto questo, era strano. Adesso invece è più normale che non lo vedi qualcuno, è talmente megalitica che effettivamente si fa veramente fatica, quindi è normale non riuscire a beccare. Allora, se volete beccare il Cammo, dovete oltrepassare le 2 del mattino in piazza Anfiteatro. Io negli ultimi anni, essendo ormai un uomo di mezza età, vado al Franklin 33 che ho scoperto l'anno scorso, saluto Marchino, perché ormai ho una certa età e non riesco più a stare calmo, basta, vai calmo con quelle parole mezza età. avendo la stessa età cerchiamo di quindi cioè, sono ancora di più sale. Allora vi dico una cosa, in occasione di Lucca Comics 2018, non 2019, 2018, io feci uno speciale su Lega Nerd su tutti i posti da frequentare alla sera
o per pranzo, per cena, poi, ma comunque specificatamente la sera, durante il periodo di Lucca Comics. Nominai il Franklin perché me lo aveva consegnato il signore qui sotto, eccolo qui, il cammo. A me l'aveva consegnato Franz. Ma guarda, veramente, vabbè, a parte il fatto che se ci vogliamo vedere, ecco, questo quartetto qui di individui, c'è una buona probabilità che lo becchiate in Piazza Anfiteatro, qualora ci sarà Lucca Comics, probabilmente lo beccherete in Piazza Anfiteatro, no, dopo una certa ora. Una sera o due o tre in Piazza Anfiteatro la faccio sempre, perché nel cuore, perché sono nostalgico e sono romantico. Addirittura una sera io e Casali beccammo per caso Vinicio Capossela e finimmo la serata in Piazza Anfiteatro al vecchio locale che era l'unico aperto ancora prima di quello che c'è solamente, cioè che almeno fino a qualche anno fa c'era aperto. Rientrò, fece riaprire la serranda, aprì una bottiglia di vino, insomma io ho dei ricordi bellissimi legati a Piazza Anfiteatro. Adesso effettivamente diventa difficile gestirla, perché poi il delirio è, dico, vado a bere un bicchiere e alla fine sono sempre 5, ma sono sempre 3.000 persone quelle che vedi. È sempre fantastico, è sempre inebriante, è sempre bello cercare anche di salutare le più persone possibile, però è anche veramente pazzesco, no? Quindi ogni tanto mi defilo. Christian, allora tu hai ultimato il tuo disegno, allora se me lo mandi per favore io vorrei avere l'onore di pubblicarlo su Lega Nerd, perché veramente è una bomba. Ovvio. Cioè, allora, hai fatto la cannonata e l'hai fatto veramente nel giro di una mezz'ora, praticamente. Vabbè, ma si vede. Ecco, io non posso mai affermare una cosa del genere. Faccio vedere anche il contributo che sta arrivando da parte di Stefano Landini. Meraviglioso questo suo delle. Un po' indietro nella chiacchierata. No, è meraviglioso. Allora, Cammo, io ti strappo un invito, vorrei dire una promessa, però non mi azzardo a tanto, di mandarci un giorno, un domani, quando vorrai tu, un contributo per Lega Nerd, per il Trono del Re, che lo pubblico veramente molto volentieri, perché tu sei un mio amico, e quanto mio amico sei amico di tutta la comunità, veramente molto vasta. Adesso vedete quante persone ci sono connesse in live. Era che rappresento. In realtà, saperlo, prendevo un foglio di carta e lo facevo, ma ormai insomma è troppo tardi. Bastardo, il Cammo mi ha dato la colpa perché dovevo chiederglielo io. Cazzo! Io ci avevo pensato, ma non ho osato chiedertelo, Pito. Non posso, cioè sei tu che detti le regole. Padrone di casa tu, Giovanni, dovevi dirlo tu. Però te lo dico un'altra volta, magari un'altra volta posso fare così. No, tranquillo, passa pure Pasquetta, poi nel momento in cui sei tranquillo, passa pure Pasquetta, nel momento in cui sei tranquillo, se ci fai un doodle, noi lo pubblichiamo volentieri. Volentierissimo. Oh, olla. Ragazzi, veramente, siamo in live da 1 ora e 44 minuti e vi giuro, veramente, mi sembra di essere in live da 20 minuti. È un piacere avere a che fare con voi, è un piacere che tutti quanti possano conoscere non solo la vostra arte, ma anche tutte quelle che riguardano un po' la vostra personalità, le vostre, diciamo in qualche maniera, attitudini. Vorrei che a turno lanciaste anche un invito a leggere quelle che sono le vostre produzioni attualmente disponibili. Tra l'altro io vedo Lufio, da fumettista a fumettista, Lufio ti dice: no vabbè, quel Daredevil di Stefano è da poster. È bello. veramente no Stefano, tu lo sai quanto io ti stimo, e lascerei Stefano per ultimo, ma solo perché Stefano vorrei che condividesse un qualche pezzo della sua collezione. Prima ci ha mostrato un Lego molto particolare, ma lì c'è una sfilza di Chogokin che ti mandano a casa, quindi veramente dopo arriviamo a te. Quindi Christian, partiamo da te, un invito a leggere le tue produzioni, dove trovarle, salutiamo gli amici di Tunue, salutiamo gli amici di PM, visto che due case editrici che ti vedono molto coinvolto nella loro realtà, e prego, a te la parola. Sì, io come dico sempre, cercate di continuare a seguire le notizie sia sulla pagina Tunue sia sulla pagina di Brina, per capire quando finalmente potremmo cominciare a distribuire questo fumetto, che il fumetto esiste già stampato. Io non l'ho visto, ma
il magazzino di turno c'è, adesso appena apriranno di nuovo le distribuzioni, se è vero che è arrivata la notizia che dalla prossima settimana, dal 14, dovrebbero riaprire almeno le librerie, forse cominceremo a distribuire. Ci mancherà quel rapporto umano con delle fiere, ma ritorneremo anche a quello, quindi tenere, forse riusciamo a mantenere la data del 23 o 24 aprile, non mi ricordo il momento in cui l'aveva spostato. Direi che è più probabile quella del 14 di maggio, però comunque in ogni qualsiasi caso sappiamo che ormai ci siamo. No, dai. Per le distribuzioni dico dei libri in fumetteria, questo non ti so. Io credo che sia più probabile il lancio del 14 di maggio. Sai. E allora anche il 23 aprile aspetterà, però esiste, è fatto, io l'ho consegnato, quindi... In Italia mi si trova su Brina, poi all'estero su tutte produzioni di vari libri per illustrazione per bambini, sperando prima o poi di vedere in Italia anche quello di Capitano Kirk e chissà mai quello degli unicorni. Sì, io vi prego. Allora, tante librerie e anche parecchie case editrici seguono Il Trono del Re, quindi io veramente vi faccio un appello, ragazzi. In Italia c'è bisogno di Kung Fu Kirk e soprattutto c'è bisogno di When the Unicorns Poop, perché veramente sono due produzioni che assolutamente non dovrebbero mancare. C'è da convincere, lo sai, Zettone, c'è da convincere Ciccarelli, perché visto che lui è appassionato di unicorni, ha detto. Ok, allora prendiamo questa patata bollente, questa puntata è made in Emilia, la lanciamo virtualmente a Reggio Emilia, a casa di Ciccarelli e di Marastone, diciamo, Salda Press. Voglio unicorni. Ci sarebbe bisogno. Cosa facciamo? Cosa facciamo? Cammo, vuoi lasciare i tuoi saluti? Sì, Gio, grazie dell'invito. È stato un bellissimo aperitivo. È stata una bella chiacchierata. Niente, insomma, ci rivediamo sui fumetti, come disse qualcuno. Non vedo l'ora che tutto torni alla normalità. Qua continuano ad arrivarmi mail... gli inviti per andare negli Stati Uniti, vorrei tornare il prima possibile, chiaramente, quindi coronavirus, per favore, levati dalle scatole, così torniamo a fare tutto quello che facevamo prima. E niente, leggete, continuate a leggere, continuate a scegliere, tanto c'è un'offerta pazzesca, ci sono talmente tante belle cose in giro, al di là delle cose che facciamo noi, che veramente, anzi, grazie a te Giovanni che con queste tue dirette, con tutto quello che fai, contribuisce a divulgare il verbo del fumetto, non ce n'è mai abbastanza, insomma, quindi niente. Per me è dovere. Per me è assolutamente dovere. No, ma noi ci conosciamo da tanto e devo dire che la tua passione è non solo contagiosa, ma soprattutto genuina, e si capisce che quello che fai lo fai in maniera assolutamente diretta e trasparente. Insomma, e quindi insomma, continuate ad appassionarvi, continuate a seguire le cose che e noi continueremo a farle, perché altro non sappiamo fare. Stefano Lannini. Io dopo questi due che hanno fatto e detto tutto, mi posso solo collegare a quello che dicono loro, e quindi mi raccomando. Nel frattempo, mentre c'è questa attesa di poter uscire di nuovo finalmente un po' tutti quanti da casa, cerchiamo di tenerci in molta compagnia leggendo un sacco di fumetti. Io ad esempio ho scoperto e finalmente ho tirato via nella mia pila infinita un sacco di albi che avevo lì da tempo e mi ero sempre detto di leggere, e nel frattempo mi sono letto un sacco di roba e mi è tornata tantissimo voglia di leggere soprattutto alcuni tipi di fumetti, quindi per ora sono molto contento da quel punto di vista. Spero che tanti altri abbiano fatto altrettanto, e chi non l'ha ancora fatto, spero che, se non adesso per questa ultima fase, si spera, della prima fase del coronavirus, anche dopo possano poi prendere la voglia di iniziare a leggersi dei fumetti e intrattenersi un po' del tempo del giorno con le letture di tanti bellissimi fumetti. Guardate, io posso solo dire una cosa: tutte le case editrici italiane, in una maniera o nell'altra, hanno cercato di venire incontro anche a quello che è il mondo dei lettori, mettendo a disposizione delle letture o a prezzo molto scontato o addirittura gratis.
Salda Press sta mettendo a disposizione ogni due giorni un fumetto particolare da leggere gratis su Issue. Star Comics ha messo a disposizione parecchi titoli, sia manga che pubblicazioni italiane e europee in condizione per essere lette gratuitamente. Altre case editrici, Panini piuttosto che Bao, hanno messo a disposizione dei titoli in formato digitale a prezzo veramente molto, molto basso. Quanti l'hanno fatto, grosso modo? È bello vedere questo movimento. Qui c'è la bellezza dell'Italia, la bellezza di un paese che non è privo di difetti, ma è un paese che quando si tratta di abbracciarsi, di stringersi, di fare comunità, sicuramente non ha nulla da imparare da alcuna altra nazione al mondo. E quindi teniamoci stretta questa nostra italianità, questa nostra passione, questa nostra voglia di essere insieme, di essere comunità, che veramente ci accomuna. In questo caso, parlando di quello che è il nostro minimo comune denominatore, cioè il mondo del fumetto, io oggi ho avuto veramente il piacere e l'onore di avere presente tre amici, tre persone che ho l'onore di poter chiamare amici e che sono tre artisti che stimo veramente tantissimo. Christian Cornia, Il Cammo e Stefano Landini. Sappi che tu non esisti come Giuseppe Camuncoli, esiste solo Il Cammo. Ho registrato come Cammo qua, quando ho dovuto fare l'interfaccia. Metti nome. Bravo. Tu prima mi hai chiamato Joe Cammo, infatti tu sei uno dei pochi che mi chiama Joe ancora adesso, perché tutti gli altri mi chiamano Zeta normalmente. Ma è Zettuano o Zettone? Perché io sento i ragazzi... Zettone, perché c'è tutta una storia dietro. È stato Zettuan. Ma no, ma... E hai Swan, no? Mamma mia, cosa hai tirato fuori? Guarda che... Prepara un altro Negroni e continuiamo per altre due ore qui, ragazzi, perché veramente non la chiudiamo. Allora, è Zetone, ma perché proprio io, essendo stato proprio storicamente Z1, in quanto esisteva già un DJ nel veronese che era DJ Z, e quando io cominciai la mia carriera nel rap, adottai il nome di Z, ma aggiunsi il One, Z1, da lì Z1 divenne per tutti amichevolmente Zetone e rimane Zetone, salvo poi quando io assunsi il mio nome da battaglia, quello che è rimasto quello attuale, cioè Z Castle, per onorare Frank Castle. Okay. Pensavo Art Castle e McCormick. No. Sarebbe stato una serie, che avremmo visto tipo in quattro in tutta Italia. No, la vedevamo tutti all'epoca, Tide, Manimal, si vedevano tutti. È chiaro che Supercar era il top, poi però a un certo punto, visto che c'era fame, si vedevano anche gli altri, no? Aspetta un attimo, cosa ha tirato fuori Stefano Landini lì proprio di sottobanco? Cosa hai tirato fuori? No, ho messo a posto i fogli e ho messo a posto dei volumetti che ho qua miei. Ah, ok, perché pensavo che avessi tirato fuori delle tavole tipo appena fatte o roba del genere. No, guarda, però qua c'ho due commission che ho dovuto... Cioè, una commission, una... Vai, ti faccio vedere. Una tra commission... l'altro, scusa, ma adesso ti sputtano in pubblico, abbiamo sgamato con questa tua mossa del tutto azzardata, abbiamo sgamato che sei in camicia, ma sotto c'hai i pantaloni della tua. Sì, però va. Saltrone! Stile. No, aspetta, io lo sa Cammo che ogni tanto anche a scuola mi presento con dei pantaloni a tutto un po' particolari. È vero. C'ho una lista di pantaloni tutto un po' particolari. Ha un permesso speciale, ha un lasciapartire che tutti gli altri docenti non hanno per poter venire. Tu non puoi dire niente, tu non puoi dire un cazzo, Cammo, perché in mezzo al degrado generale in cui tutti stiamo, tu sembra che sei appena uscito dal centro estetico. Non devi dire un cazzo, veramente. A Cammo è sempre bello, È incredibile, non lo so perché. Cioè, ha un tenore di vita per cui dovrebbe essere già distrutto. È il clima che c'è qui a Reggio Emilia che mi fa non questo. Dire cazzate, non dire cazzate, che io ci lavoro con la gente di Reggio Emilia e tra ciccioli, spalla cotta e altre robe dovreste essere già estinti da molti molti secoli. Lo so, invece abbiamo gli anticorpi con i
Ok, questo veramente credo che sia giusto specificarlo. Allora, ragazzi, io vi ringrazio, ma Stefano Lannini, tu non devi andare via. Ah, ok, vero. Tu non devi andare via. Se volete rimanere tutti, cos'è che ha scritto? Maledetto Luca Bondi ha scritto serie da persone di mezza età. Ora, possiamo mandare a fanculo Luca Bondi un attimino in maniera amichevole, per favore? Ecco. Ciao Luca, ti salutiamo. Sì, quelle del campo, ok, sì. Allora, Stefano, tu hai un po' di roba da doverci mostrare, perché quando ci siamo collegati oggi per fare le prove, mi è venuto fuori che nel tuo studio, in realtà sì, c'è una nerd nest. Cammo, aiutami, tu che sei più bravo di me nell'inglese, si può dire una tana del nerd dicendo nerd nest? Beh, potrebbe essere un nerd's lair, no? La tana nerd's lair, scusami, nerd's lair. Un gioco potrebbe essere, no? Bravo, come Dragon's Lair. Allora, io vedo un'edizione originale rossa di Dungeons and Dragons, la vedo lì, proprio alle tue spalle. Vedo un paio di Goldrake particolarmente vintage e vedo una serie di Solo of Chogokin abbastanza importante. Adesso ti tocca farci vedere qualcosa. Scegli tu dove partire. Hai un castello di Grayskull? C'è sì, un cazzo di castello di Grayskull lì? Sì. Le mie figlie, ti dico questo, almeno una volta alla settimana la devono prendere per fare il castello dei puffi. Mi prendono il mio castello di Grayskull e lo usano tra le Barbie e i puffi. Sarai sereno quando te lo prendono, no? Guarda, ormai ci ho rinunciato. Io però ormai. Questo. Attenzione! Attenzione, Christian Cornia colpisce sotto la cintura. Io gioco il Companion con ancora le schede, secondo me, di quando giocavo io. Bellissimo il Companion, stupendo. Cavolo, però è stato il mio canto del cigno di D&D. Dopo ho smesso di giocare, sono arrivato il Companion, poi basta. Che poi era l'ultimo arrivato in Italia, perché arrivava a 25esimo livello. Poi le ultime due espansioni in Italia penso che non siamo mai arrivate. Però ragazzi, il salto che si fece dalla scatola rossa alla scatola blu, cioè dal basic all'expert, cioè il Companion è chiaro che era favoloso, però quella sensazione inebriante che si provò con l'expert. Sì. Attenzione che c'è qualcuno tipo Guido Andrea Zentilomo che in piena crisi di invidia dice: io nel 78 sono andato al cinema Manzoni a Milano alla prima di Star Wars, avevo 11 anni e vaffanculo a tutti, aggiungo io. Mamma mia, Stefano, non sei esonerato dall'andare a prendere qualche pezzo? Se inclino ancora di più. Vabbè. Senti, non devi fare lo stronzo, perché allora mi ci metto anch'io, cioè. Sì, ma guarda che, cioè, io infatti ho l'inquadratura, guarda Cammo che bello. Guarda che bello schermo. Ma tu non vari, tu sei in studio. No, ma no, aspetta, te lo dico io, non è in studio, quella è la scuola, perché se tu vai in studio è un bordello incredibile, eh. Quella lì è la sala di grafica. Abbiamo messo a posto tutto. Allora, le due sono le cose: o hanno messo a posto gli altri, o è venuto a pulire. No, né l'una né l'altra. No, effettivamente no. Però per lo studio, Stefano, va annoverato il pezzo migliore dello studio, su, che è il biliardino. Ah, certo. Il biliardino. Il biliardino è un regalo di mia moglie del 2006, è un biliardino dell'Adidas che all'epoca mia moglie lavorava per Coty a Milano e facevano i profumi deodoranti dell'Adidas, per cui ci fu questa raccolta fondi per l'Africa in cui c'erano vari pezzi, tra cui questo biliardino dell'Adidas, e noi lo vincemmo facendo un'offerta, e da allora effettivamente grazie allo studio devo dire che ci ha risolto parecchie giornate, insomma, perché di solito a un certo punto in studio c'è qualcuno che chiama la partita e vabbè. Cammo, è il biliardino.
Cammo, ti dico che nel gergo hip hop, nel gergo della cultura hip hop, quella che Stefano Landini ti ha appena fatto nell'ambito delle battle di freestyle è una punchline. Pensavo fosse un dissing, no? Ha anche il connotato di dissing molto leggero, ma è una punchline alla quale tu dovresti anche rispondere, ma immagino che ci sarà tempo per schiaffeggiarvi in studio. Io sono una persona onesta e non c'è modo di replicare a questa cosa qua, perché mi ha colpito sapendo di affondare la nave. So no? You quit, dude. So you quit. No, no, lo sanno tutti, non c'è gara, non posso farci niente. Stefano, stai comunque continuando a tergiversare. Voglio che mi porti la camera dei pezzi da collezione. E che cazzo? Scusa, io devo staccare. Perché anche ragazzi, vi saluto. Stanno aspettando. Ciao, grazie di essere stati con me. Ciao ragazzi. Ci sentiamo. Number one, ragazzi. Poi, Lando, sai che prima o poi vorrò finire lì a vedere di persone, perché devo rubarti di altre cose. Strappi i biglietti. Noi quattro abbiamo una cena un pranzo avanzato di qualcosa di sostanzioso. E poi io con Lando ci sto 20 minuti da casa, cioè siamo vicinissimi, mai beccati. Beccati una volta, due. Mai. Adesso che ho visto che c'è tutta quella roba lì, ci pensi tu, Gio, dai. Che pensi? Chiamiamo anche il Casali, chiamiamo un po' di gente, facciamo una cena emiliana di roba da colesterolo abbondante. Vai. Ciao. Va bene. Ciao. Okay. Ciao Chris, ciao Camo. Ciao. Allora, dicevi? Intanto faccio vedere questa cosa qui, che hai fatto una granata, ti prego zoom e fai un piccolo excursus su questo tuo Daredevil, che è una bomba atomica. Io mi sono basato su una posa che mi ricordo che avevo utilizzato già da qualche parte in una qualche commission, perché ormai per fortuna con le commission ne ho fatte una marea, e soprattutto di Daredevil. Quindi mi pare che comunque una posa del genere l'avessi già utilizzata. Però quando mi avevi accennato se c'è un po' di colore, un po' di cose così, ho buttato su alcune cose. Io ti giuro, vorrei averlo appeso nel mio fottuto salotto. Grazie. L'unica cosa che, come vedi, cioè se io zoomo, vedi, è tutto grezzo, cioè ci sono le linee buttate un po' così. Ma non me ne frega niente, è una bomba atomica, ma stai scherzando? Ma cosa stai dicendo? Va là, maniaco perfezionista che non sei altro. Tanto lo sai che questo indirettamente è un messaggio subliminale per farti presente che tu un giorno mi dovrai un disegno. Va bene. Non importa, dai, voglio arrivare. Allora, intanto questo lo pubblicheremo su Lega Nerd e questa è la cosa più importante. Voglio che tu ci faccia vedere qualche pezzo della tua collezione. Dai, facci vedere qualcosa. Decide di Bandai? Bandai, ma anche quella bellissima edizione rossa che hai di D&D, che è una roba molto da collezione. Questa è l'edizione, proprio di quando io... Guarda cosa ti dice Lufio, ma anche se è grezzo, è strabello. Grazie mille. Questa è l'edizione proprio originale dell'epoca, nel senso che questo qua lo comprai io quando ero un ragazzino e ho avuto, adesso come adesso da, diciamo, collezionista, la fortuna che all'epoca si giocava con i miei amici su un'edizione di un mio amico e di conseguenza questa è rimasta completamente intonsa, cioè quindi è tutta quanta praticamente nuova di pacca sotto tutti i punti di vista, e in più ho all'interno la Plante 1, anche questo ovviamente mai toccato, con tutti i suoi dadi, con tutte le sue cose ancora, e di questo... guarda il commento di Papo. Ok, te lo faccio vedere. No, questo qua è completamente sigillato. Mamma mia, lo Space Shuttle, il 10231. È sigillato proprio. Questo è stato un regalo all'epoca appena uscito, un regalo di compleanno, e che io mi sono ritrovato a non poter aprire subito perché stavo andando a convivere e mi sono detto quando poi sarò nella casa nuova e lo apro, gli trovo uno spazio. Poi come vedete in realtà, ad esempio, se tu ci guardi,
ce ne sono anche qua di confezioni chiuse. Oh, vabbè, questo Creator. Vabbè, classico, un classico, un classico. Comunque faccio presente che Bricknauts ha colpito nel segno, perché sia io che Stefano abbiamo comprato i Pirates of the Barracuda Bay, eccoli qua, e lo stiamo costruendo. Tu l'hai appena ricevuto, io ho già 2 giorni che lo sto costruendo. Robby Rani ha già finito ormai ed è veramente una roba meravigliosa. Ma io sono appassionato, come puoi vedere un po' qua anche ad esempio, proprio dei pirati e di tutto quello che riguarda, che top, la scacchiera. La scacchiera con tutti quanti i pirati e i soldati inglesi. E poi la cosa carina, non so se la conosci questa cosa qua, si chiude e diventa un'isoletta. Top, 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 top. Senti, chiudiamo con un paio di Soul of Chogokin a tua scelta, quelli che vuoi. Guarda, ti faccio vedere uno che ci sono molto affezionato, perché è stato il mio regalo di quinta elementare da parte dei miei genitori. Oh mio Dio, il Voltron originale dai cast. Sì, ho tutti i pezzi ancora, ovviamente non ce li ho qua perché ce li ho giù nella scatola, però questo qua ci tengo parecchio per una questione proprio di legame. Ha un valore spropositato in questo momento, al vero? Al di là del lavoro, del valore economico, che ovviamente mia moglie ogni tanto mi dice devi iniziare a vendere qualcosa, queste cose qua hanno un valore proprio affettivo. E poi vedo uno Zambot lì dietro, vedo un Daltanius, vedo parecchia roba, mamma mia, c'è veramente parecchia roba lì dietro. C'ho Danguard, Bandai. Grande il Danguard, mamma mia. C'ho il Danguard, Bandai. L'unico robot dell'Eiji Matsumoto, peraltro. Il Danguard. Poi vabbè, c'ho questo che ce l'hai anche tu, ma qua sono quelli più nuovi, che il full action. Sì, qua. Ce l'ho anch'io, il full action dello Zambot 3, che è una cannonata totale. Infatti è bellissimo e divertentissimo da posare. C'ho il Daltanius, che adesso sta per uscire la versione R. Ecco, una delle cose che io non posso permettermi, il Daltanius, che adesso costa una cifra abbastanza importante. Sì, io infatti ho avuto l'intuito, la fortuna, la passione di comprarli quando sono usciti proprio col prezzo loro, quindi diciamo che alcuni sono andati un po' esauriti. Mamma mia il Daitarn, è la prima o la seconda edizione questa? Questa è la seconda, perché la prima non l'ho trovata, c'ha le corna che sono dorate e non color giallo. Strepitoso. La cosa carina di questo è che ha anche la sua macchina trasformabile, davvero. È il Match Patrol, che comunque c'ha una trasformazione incredibile, perché Bandai costano, perché non lo metto in dubbio, però c'hanno veramente una qualità super. Sì, poi vabbè, c'è il Voltus, c'è questo che è un altro di quelli che... No, God Sigma! C'hai God Sigma! Sì, la prima, non la ristampa. Guido dice, con voi il negozio di Yamato va a nozze, praticamente. Sì, a voglia. Grande, sì. Grande. Stefano, questo ti rende non solo un mio caro amico, e questo lo ribadisco continuamente, ma soprattutto uno di noi. Io sono totalmente, proprio completamente fiero del fatto che un fumettista del tuo calibro, della tua notorietà, del tuo successo, sia anche veramente un nerd come noi. Proprio Lega Nerd in questo momento ci va a nozze con te, perché proprio cioè rappresenti quello che siamo, il nostro spirito di collezionismo. Infatti guarda, io del vostro canale seguo anche i nomi, non li conosco, mi dispiace, però i due ragazzi che fanno tutte le cose della Lego, Bricknauts, Robby e Simone, sì, grande. Quindi, cioè, non solo, cioè un po' tutti i vostri canali li seguo, anche quando avete parlato di Disney Plus, quando avete fatto quel bellissimo incontro, che te lo dissi anche al telefono l'altro giorno, che è stato molto interessante, quando avete ospitato
gli organizzatori degli eventi di Emanuele di Etina, Claudio Curcio e Andrea Ligabue, certo, molto interessante. E quindi, cioè, come aveva detto un po' prima Cammo, state facendo un gran bel lavoro e vi seguivo prima, e in questa situazione in cui ci troviamo vi seguo ancora più assiduamente e sono contento. Quindi... Non potevi chiudere in maniera migliore. Stefano, come ho già detto a Cristian e come ho già detto al Cammo, la mia stima per te è assolutamente genuina e profonda. Ti auguro il meglio, veramente. Grazie di renderci così orgogliosi dal punto di vista del fumetto italiano che viaggia anche all'estero. In bocca al lupo per tutte le tue uscite. Siamo sicuri che anche i tuoi progetti francesi vedranno la luce qui in Italia. Non vediamo l'ora di poter leggere il tuo progetto per Marvel. Anch'io. Non vediamo l'ora di leggere anche le tue avventure nel mondo di Star Wars. E veramente grazie. Aspetto la mail con questa bomba atomica che hai realizzato per Il Trono del Re e per Lega Nerd. Veramente tutto il cuore. Grazie mille, grazie veramente di tutto Giovanni, e poi chissà se un'altra possibilità ci sarà di rincontrarci, di rifare altre due chiacchiere, io sono disponibile. Molto. Non c'è nessun problema, solo che la prossima volta sai cosa facciamo? Sì. Tralasciamo la parte, perché Il Trono del Re è fumetti e pop culture, e in mezzo alla pop culture io mi sono dedicato ampiamente anche al mondo dei toys. Guarda qua il mio grande Mazinger Dynamic Classic con la versione anime color, è una cosa a cui tengo particolarmente. Mi sono dedicato fortemente anche al mondo dei toys, del collezionismo, quindi la prossima volta Stefano vieni anche in rappresentanza di questo mondo, ok? Più che volentieri. Number one, salutiamo tutti quanti, salutiamo anche Luca Bondi che ci saluta, grazie ragazzi, grazie a te che sei stato in live con noi, grazie veramente. Io, Zat Castle da Lega Nerd e il buon Stefano vi salutiamo e vi diciamo che ci vediamo lunedì per la puntata del Trono del Re, quella tradizionale in cui si parla di fumetto per le varie uscite che ci sono, e poi venerdì prossimo con il Tea Time, l'aperitivo con Lega Nerd, in questo caso con il sottoscritto Zat Castle. Grazie a tutti di essere stati qui con me, buona Pasqua, buon weekend, state bene al meglio di tutte le vostre possibilità. Stefano, un saluto. Ciao, grazie a tutti, grazie mille, buona Pasqua e sperando di vederci fisicamente alla prima fiera possibile. Yes. Ciao a tutti ragazzi, buon weekend. Ciao.